The sermon, the token, was delivered by Brother William Marion Branham on Sunday afternoon, March 8, 1964, at the Souls Arbor Temple in Dallas, Texas, United States of America. Il sermone, il segno. È stato predicato dal fratello William Marion Branham il pomeriggio di domenica 8 marzo 1964 al Souls Harbor Temple a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America. For the word of God? It's a respect. La lettura della parola. Per il servizio di chiusura, il motivo per cui vi ho chiesto di restare in piedi, quando suonano la bandiera, stelle e strisce, state in piedi. Non lo fate? Allora... Perché non stare in piedi per la parola di Dio? E rispetto. And 13th verse. Ora, nel libro di Esodo, il dodicesimo capitolo, iniziando con il dodicesimo versetto, vorrei leggere una parte di scrittura, dodicesimo e tredicesimo versetto. for i will pass through the land of egypt this night and will smite the firstborn in the land of, of egypt both man and beast and will execute judgment i am the lord. e quella notte io passerò per lo paese di egitto e percuoterò il primogenito nel paese di, di egitto cosi d'uomini come di animali. E... Farò giudizio sopra tutti gli di Egitto. Io sono il Signore. And the blood shall be unto you for a token upon the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. e quel sangue vi sarà per un segno nella casa nella quale sarete e quando io vedrò quel sangue passerò oltre e non vi sarà fra voi alcuna piaga distruzione di mentre io percuoterò il paese di Egitto A subject is the token let us bow our heads now and in this the stillness of this Sacred moment before approaching him in prayer. Is there a request that you'd like for God to answer this afternoon? Il mio argomento è il segno. Chiniamo i capi ora e nella sua calma di questo momento sacro prima di avvicinarci a lui in preghiera. C'è una richiesta a cui vorreste che Dio risponda oggi pomeriggio? Just lift up your Just think what you want him to do. Solo alzate le mani se l'avete e pensate giù nel vostro cuore a quello che volete che egli faccia, ovunque nell'edificio. Solo pensate a quello che volete che egli faccia. Our Heavenly Father, the unchangeable God. And we pray that you will answer our prayers this afternoon as, as we are holding our hands. And thou dost notice that my hands are up too. Nostro Padre Celeste, tu sei il Dio immutabile. E preghiamo che tu risponda alle nostre preghiere oggi pomeriggio mentre, mentre teniamo sulle mani. E tu hai notato che anche le mie mani sono alzate. My request, I'll make it known publicly: that is, Lord, it io heal every person in here today, save every lost one. Now, you said if you ask the Father anything in my name, I'll do it. E la mia richiesta la farò sapere in pubblico e, Signore, che tu guarisca ogni persona qui dentro oggi, salva ogni perduto. Ora hai detto, se chiedete qualcosa al Padre, nel mio nome lo farò. Our Lord, help us together to believe as a unit of people, of believing children. Speak through thy word, Lord, thy word is truth. Bless our hearts. Ora Signore aiutaci insieme a credere come unità di persone, di figlioli che credono. Parla tramite la tua parola, Signore. La tua parola è verità. Benedici i nostri cuori. We thank you for this meeting. We thank you for Brother Grant. And for all of his workers and all the churches and the people. And for all that you've done for us, Lord, we're grateful to you. Ti ringraziamo per questa riunione. Ti ringraziamo per il fratello Grant e per tutti i suoi operatori e tutte le chiese e le persone e per tutto quello che hai fatto per noi, Signore. Ti siamo grati. Father, there may be many of us here will never see each other again now until we see on the other side. This may be the last service that we'll sit together in this earth. May the Holy Spirit come. And bless us together. Minister to us our needs. In Jesus' name, we pray. Amen. Padre, ci potrebbero essere molti di noi qui che non vedranno più l'un l'altro ora, finché non ci vedremo dall'altra parte. Questo potrebbe essere l'ultimo servizio in cui saremo seduti insieme su questa terra. Possa lo Spirito Santo venire a benedirci insieme, ministrare a noi i nostri bisogni. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. I have a little tablet of paper here. I write out some scriptures. And little things used to be I could remember it in my mind. But I just passed 25, you know. That is the second time. And then uh, I don't remember like I used to. And so many wound up in the meetings and things and so much to do. Ho un piccolo blocco di carta qui, ho scritto alcune scritture, piccole cose. Di solito potevo ricordarlo a mente, ma ho appena passato i 25, sapete, cioè la seconda volta e allora non ricordo come una volta, e molte tensioni nelle riunioni e altro, e così tanto da fare Our subject this afternoon is the token. Our scene opens in Egypt. It's a great picture here now. I want you all to see it and just be as reverent as you can. Il nostro argomento oggi pomeriggio è il segno. La nostra scena si apre in Egitto. È un'immagine famosa qui ora. Voglio che tutti la vedano e siano tanto riverenti quanto possibile. Egypt is a place of the seen, and the time of the scene is just. At the beginning of the Exodus. And now it's a type of uh, today shown as we are also facing another Exodus. God bringing Israel out of Egypt to the Promised Land was a type of Christ. Bring the bride out of the church to the Promised Land. We are in another Exodus. E ora è un simbolo di oggi che appare come anche noi stiamo affrontando un altro esodo. Dio porta Israele fuori dall'Egitto alla terra promessa. Era un simbolo di Cristo che porta la sposa fuori dalla chiesa alla terra promessa. Siamo in un altro esodo. Ora se studierete la scrittura, avremo tempo solo per arrivare ai punti culminanti di ciò. Sono veri. We are the as God brought a nation out of a nation, God will bring the bride out of a church. Siamo il come Dio ha portato una nazione fuori da una nazione. Dio porterà la sposa fuori da una chiesa. The bride will be called from all the churches. It will be the elected of God will be brought out. And we're on the verge of that exodus right now. For we have every scriptural proof that we're standing there. La sposa sarà chiamata da tutte le chiese, sarà eletta da Dio, sarà portata fuori e proprio ora siamo al margine di quell'esodo perché abbiamo ogni prova scritturale che ci troviamo là. Now I know that's been said a lot of times. Uh, my friend, one time it'll be said for the last time Time will fade into eternity then. He's coming to take a bride out of the Of a church. Ora, so che è stato detto molte volte, ma amico mio, una volta sarà detto per l'ultima volta: il tempo svanirà nell'eternità. Allora, egli verrà per togliere una sposa da una chiesa. The token was the thing that made the difference between Egypt and israel the two nations il segno era la cosa che ha fatto la differenza fra e israele le due nazioni they were all human beings but all god created all the handiwork of god but the difference when the death penalty was passed the difference between life and death was the token erano tutti essere umani, ma tutti creati da Dio, tutti opera della mano di Dio, ma la differenza quando la pena della morte passò, la differenza fra la vita e la morte era il segno. And so will it be at the coming of the Son of God, when he brings the bride out of the church, the difference will be the token. E così sarà la venuta del Figlio di Dio quando porterà la sposa fuori dalla Chiesa. La differenza sarà il segno. Got to be a Ora ascoltate attentamente oggi pomeriggio e vedete se non è vero, il segno sarà la differenza. Ci deve essere una differenza. God is going to judge the world someday. If I asked the Catholic people who will he judge, what will he judge the world by, they'd say the church. What church? The Catholic church. Which Catholic church? There's several of them. Dio giudicherà il mondo un giorno. Se chiedessi alla gente cattolica chi giudicherà, tramite cosa egli giudicherà il mondo? Direbbero la chiesa, quale chiesa? La chiesa cattolica. Quale chiesa cattolica? Ce ne sono diverse. The saved by the methodist, the baptist is out of it. you judge it by the baptist church, all the rest of them's out. The Pentecostal saved by the Pentecost and the rest of them's out. I metodisti direbbero tramite la metodista. I battisti allora ne sono fuori. Allora se la giudica tramite la chiesa battista, tutte le altre sono fuori. i pentecostali dicono tramite la pentecostale allora le altre sono fuori see it would be too confusion too much confusion too confusing to the mind to think of such a thing but god had a way here that he said he's going to judge the earth not by the catholic church not by the protestant church but he's going to judge the world by jesus christ amen and jesus is the word So there it comes back to the Bible again. Eh? Vedete, sarebbe in confusione, troppa confusione, troppo confuso per la mente eh? pensare una cosa simile. Ma Dio aveva qui un modo in cui disse che avrebbe giudicato la terra. Non tramite la Chiesa Cattolica, non tramite la Chiesa Protestante, ma gli giudicherà il mondo tramite Gesù Cristo. E Gesù è la parola. Quindi torna di nuovo alla Bibbia. Vedete? He'll judge the world by the Bible. And the Bible is God's judgment book, which is the complete revelation of Jesus Christ, that nothing else can be added or anything uh, taken from it. The penalty of doing is your name out of the book of life. Just stay right in the book and pray God to make us part of that. E giudicherai il mondo tramite la Bibbia, e la Bibbia è il libro del giudizio di Dio. Che è la rivelazione completa di Gesù Cristo, poiché nient'altro può essere aggiunto o niente tolto da essa. La penalità di farlo è il vostro nome tolto dal libro della vita. Rimanete solo nel libro e pregate che Dio ci renda parte di quello. Now we find out a token: what is a token? A token is a sign of a paid price. the token is. ora troviamo un segno cos'è un segno un segno e un simbolo di un prezzo pagato e il segno. just like our railroads and bus lines we take our money and go to a station now see the bus line is not allowed in the places where tokens are used they're not allowed to take money they cannot take money it takes the token say the airplanes whatever more. Proprio come le nostre ferrovie, linee, autobus. Prendiamo il denaro e andiamo in una stazione. Ora, vedete, alla linea dell'autobus non è permesso, nei luoghi dove vengono usati dei segni, non è permesso prendere del denaro. Non prendono il denaro, serve il segno. Diciamo, gli aerei, qualsiasi altra cosa. You go to a certain place, the purchase encounter... And purchase from your money so many tokens, this certain token. And this token is a sign that your fare has been paid. Andate in un determinato luogo, la cassa di acquisto, e acquistate con il vostro denaro un certo numero di segni. Questo determinato segno. E questo segno è un simbolo che la tariffa è stata pagata. You have a right aboard the ship, aboard the plane, aboard the bus or whatever it is as long as you hold a token to show that your uh, your ride has been paid for. I remember that don't forget it. Avete diritto di salire a bordo della nave, a bordo dell'aereo, a bordo dell'autobus o qualsiasi cosa sia finché tenete il segno per mostrare che la, vostra, che la vostra corsa è stata pagata. Ora ricordatelo, non dimenticatelo. Israel's slaying lamb was, the, was God's. Requirement Jehovah required a slaying lamb an innocent substitute as we've been through in the week gone by now that God when he makes a decision he never changes it L'agnello d'Israele ucciso era il era il requisito di Dio Jehovah richiedeva un agnello ucciso un sostituto innocente come abbiamo analizzato durante la settimana ora trascorsa che Dio quando prende una decisione La cambia mai. And he made a way, his first uh, thing that he did when man had fallen, he had to make a way for him back if he ever wanted to redeem him. And he made a decision that he saved man by the blood of an innocent one. Ed egli ha fatto una via, la prima cosa che ha fatto quando l'uomo è caduto, ha dovuto fare una via di ritorno per lui, se mai avesse voluto redimerlo, e prese la decisione per cui salvo l'uomo tramite il sangue di un innocente. Any for ever done the same thing, he's never changed it. No place will God ever meet any worshipper only under the blood. That's his only place. Ed egli ha fatto sempre la stessa cosa, non l'ha mai cambiata. Nessun luogo in cui Dio incontrerà mai un adoratore, solo sotto il sangue è il suo unico posto. We try to make him meet under our theology, under our denomination, under our educational programs. Some's built towers and some's built cities, Babylon and, and the Tower of Babel and all different kinds of things. But it still remains God only meets the true worshiper under the blood. Praise the Lord. He never changes it. Cerchiamo di incontrarlo sotto la nostra teologia, sotto la nostra denominazione, sotto i nostri programmi di istruzione. Alcuni hanno costruito torri e alcuni hanno costruito città, Babilonia e, e la torre di Babele e ogni diverso tipo di cose. Ma rimane ancora Dio incontra il vero adoratore solo sotto il sangue. Non lo cambia mai. We can't all be Methodists. We can all be Pentecostals. We can not all be this other. We all disagree. But when I come to a man, let him be Catholic priest or whatever he is. When he's under that blood, we are brothers. Care where he's at. Well, as long as he's under that blood. Non possiamo essere tutti metodisti, non possiamo essere tutti pentecostali, non possiamo essere tutti questo, quello o l'altro, non saremo d'accordo. Ma quando vado da un uomo che sia un sacerdote cattolico o quello che sia, quando è sotto quel sangue siamo fratelli. Non importa dove sia, finché egli è sotto quel sangue. Now, A slain lamb was a requirement of Jehovah and the blood was a token that the job had been done. Ora, l'agnello ucciso Israele era un requisito di Jehovah e il sangue era il segno che il compito era stato fatto. God required for redemption from Egypt to go to the promised land. He required a slain animal. Dio lo richiedeva per dall'Egitto per andare nella terra promessa. Egli richiedeva un animale ucciso. And that animal must have the blood of the dead animal, must be put upon the lintel and on the door. And that stood for the token that the thing that Jehovah had required had been fulfilled. E quell'animale doveva avere il sangue dell'animale morto. Doveva essere posto sullo stipite e sulla porta. E quello stava per segno che la cosa che Geo aveva richiesto era stata adempiuta. Se, now, not the lamb was a token, the blood was the token. Now, the life had gone out from the sacrifice, and now the blood was a token. His orders had been carried out. Vedete, ora non era l'agnello il segno, il sangue era il segno. Ora la vita era uscita dal sacrificio, ed ora il sangue era il segno. I suoi ordini erano stati adempiuti. The blood stood for the token, the sign that this believer had done exactly what the requirement was that was a token il sangue stava per segno il segno che questo credente aveva fatto esattamente quello che era il requisito quello era il segno all right. the was then with his bene vedendo il credente adorare Era allora identificato con il suo sacrificio. See, here's the house, and the worshipper. What was the requirement? Slay a lamb on the fourteenth day after it's put up, of uh, a male without blemish. All Israel shall slay it, and the blood shall be taken with hyssop and put up on the lintel of the door. Vedete? Qui c'è la casa e l'adoratore. Qual era il requisito? Uccidete un agnello nel quattordicesimo giorno dopo che sarà presentato un, un, maschio senza difetto. Tutto Israele lo ucciderà e il sangue sarà posto con issopo e messo sullo stipite della porta. And by the way, that is just common weeds. Hossup means your faith. E ad ogni modo quell'issopo erano solo erbe comuni. Issopo significa la vostra fede. Qualcuno cerca di avere fede soprannaturale. Quello è il motivo per cui mancate la guarigione. La fede è solo una cosa comune. you got faith to come to church you got faith to walk out there you got faith to start your car you got faith to eat your dinner that's the way it is it's common faith. avete fede per venire in chiesa avete fede per uscire la avete fede per avviare la vostra macchina avete fede da mangiare la vostra cena ecco di che si tratta solo fede comune. now to apply the blood was applied with hassa. Which is just common weeds that grows anywhere in Palestine. Showing that the faith that the blood is to be applied by is not some super thing you have to have all kind of doctor's degree to do it. It's just common everyday faith to believe God. Amen. Hmm? Apply the blood by faith with the hossip. Ora, per applicare il sangue era applicato con Issopo, che sono solo erbe comuni che crescono ovunque in Palestina, mostrando che la fede tramite cui deve essere applicato il sangue non è una cosa super per cui dovete avere ogni genere di dottorato per farlo? È e solo fede comune di ogni giorno nel credere a Dio, vedete? Applicate il sangue per fede con l'Isopo. Now the worshiper then seen beneath this blood showed that he had carried out Jehovah's request and he was a identified, the token showed he was identified with the slain lamb that Jehovah had required. The work was done. Ora l'adoratore, allora visto sotto questo sangue, mostrava che aveva portato a compimento la richiesta di Giova ed era identificato. Il segno mostrava che era identificato con l'agnello ucciso che Giova aveva richiesto. L'opera era compiuta. What a perfect type today of Christ and the believer. When the token is displayed to the believer, then it shows that it's been accepted and the work has been done. Che simbolo perfetto di oggi di Cristo e il credente, quando il segno veniva mostrato al credente, allora esso mostrava che era stato accettato e l'opera era stata compiuta. Then the blood was a token of identification, the blood itself. The animal bled, died, and his blood was on the wall. Allora il sangue era un segno di identificazione. Il sangue stesso, l'animale sanguinava, moriva, e il suo sangue era sul muro. Now, animal life that was in the blood, and life is in the blood. We know that the Bible said so, and science proves it. Life is in the blood. Ora, la vita animale, quella era nel sangue e la vita era nel sangue, lo sappiamo, la Bibbia ha detto così, e la scienza lo dimostra, la vita è nel sangue. So therefore when the animal was killed and the life was broken from the animal, the blood had to be the chemistry of the blood to stand for the token because the life that was in the blood Could not come back upon the believer because it was an animal's life. Quindi dunque, quando l'animale veniva ucciso e la vita dell'animale veniva spezzata, il sangue doveva essere la sostanza chimica del sangue che rappresentasse il segno. Perché la vita che era nel sangue non poteva tornare sul credente perché era una vita animale. And an animal life and a human life is absolutely different. There's no nothing in it at all. E una vita animale, una vita umana sono assolutamente differenti. Non c'è affatto alcuna cosa in essa assolutamente. You talk, take an animal's blood and put it in you, you'll die. So you see, we it's a it's a different life in the animal blood than there is in the human blood because the human has a soul. The animal has no soul. Se avete preso, prendete il sangue di un animale e lo mettete in voi, morirete. Quindi, vedete, noi, è una, è una vita diversa nel sangue animale di quella che è nel sangue umano. Perché l'umano ha un'anima, l'animale non ha anima. And now, therefore, the blood itself, understand now, the red chemistry, chemicals of the blood had to stand. Out on the door as a token that the Lamb had died. Now, because the life of the Lamb could not come back on the human worshiper, but today it was only a type. Ed ora, quindi, il sangue stesso. Comprendete ora? La sostanza chimica rossa. Le sostanze chimiche del sangue devono risaltare sulla porta come segno che l'agnello era morto. Ora, perché la vita dell'agnello non poteva tornare sull'adoratore umano, ma oggi era solo un simbolo. Today, It isn't the chemical blood of the Lord Jesus our Lamb, but it's the life that was in the blood, which is the Holy Ghost. It comes back and is a token that we have accepted and did exactly what God told us to do. Oggi non è la sostanza chimica del sangue del Signore Gesù, il nostro agnello, ma è la vita che era nel sangue, che è lo Spirito Santo, esso torna del segno, che abbiamo accettato e fatto esattamente quello che Dio ci ha detto di fare. And then by having the token, we are identified with our sacrifice. Perfectly. I don't see how anything more could be any plainer. See? E allora avendo il segno siamo identificati con il nostro sacrificio perfettamente non vedo come altra cosa potrebbe essere più chiara vedete only way anyone could tell that that house belonged to under the blood because the chemistry of the blood was on the doors they passed through the death angel had to look and see the blood L'unico modo sotto il sangue in cui qualcuno poteva dire che anche quella casa vi apparteneva, perché la sostanza chimica del sangue era sulle porte. Passavano, l'angelo della morte doveva guardare e vedere il sangue. Now, again, it was a type of the Holy Spirit. Now, see, the literal blood of Jesus could not come upon each one of us, because he just had so much blood in his body. and it's uh, dripped off of, of his body into the ground 2000 years ago but it wasn't to be for a token Ora, di nuovo, era un simbolo dello Spirito Santo. Ora, vedete, il sangue letterale di Gesù non potrebbe venire su ognuno di noi perché Egli aveva solo una certa quantità di sangue nel suo corpo ed è gocciolato via dal suo corpo sul terreno duemila anni fa, ma non doveva essere come segno. The life. the life that was in the blood was the token now i'll prove it to you just a minute by the bible la vita la vita che era nel sangue era il segno ora ve lo dimostrerò proprio fra un minuto tramite la bibbia it is the token as to come upon each of us to show that we have been identified with our sacrifice and have carried out jehovah's request E il segno che deve venire su ognuno di noi per mostrare che siamo stati identificati con il nostro sacrificio e abbiamo adempiuto la richiesta di Jehovah. Peter said on the day of Pentecost, Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pietro disse nel giorno di Pentecoste Ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del peccato e riceverete il dono dello Spirito Santo. For the promises are to you and to your children, and to them as far off as many as the Lord our God shall call. See, not showing you just to them, as many as the Lord will call. Perché a voi è la promessa, e ai vostri figli, e per coloro che andano a venire, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Vedete, non solo mostrarlo a loro, per quanti il Signore chiamerà. There's many think they're called, but all the Lord calls, those who He foreknew, He called. All who He called, He justified. All who He justified, He justified. He has glorified already. The thing is settled. Ci sono molti che pensano di essere chiamati, ma tutti quelli che il Signore chiama, quelli che ha preconosciuti, li ha chiamati, tutti quelli che ha chiamati, ha giustificati, tutti quelli che ha giustificati, ha glorificati, la cosa è già conclusa. And then, when you take a person that doesn't believe that the Holy Ghost is far the day, see what they're doing, they're denying the token, which is a very symbol of you being connected with your sacrifice.. Hallelujah. E poi quando prendete una persona che non crede che lo Spirito Santo è per il giorno, vedete cosa sta facendo? Rinnega il segno, il che è proprio il simbolo che siete collegate al vostro sacrificio. See what I mean? It's very simple if you just look at it in, a, in the way that God has got it rolled out. vedete cosa intendo e molto semplice se solo lo guardate nel modo in cui scritto. now the blood carried us and we were uh, shows the, the, the symbol of the holy spirit that is the life now the animal life could not come back in the human because it would match the animal life has no soul in it the human life has a soul. Ora, il sangue ci portò ed eravamo, mostra il, il simbolo dello Spirito Santo che è la vita. Ora, la vita animale non poteva tornare nell'umano perché non combaciavano. La vita animale non ha dentro un'anima. La vita umana ha un'anima. The animal doesn't know he's naked, he doesn't know right from wrong, he, he just he has a, a spirit but not a soul. Now remember. Now the soul is the nature of the spirit, of course. L'animale non sa di essere nudo. Non riconosce il bene dal male. Lui, lui solo, lui ha uno, uno spirito, ma non un'anima. Ora ricordate, ora, l'anima è la natura dello spirito, certamente. Now, watch. But then when the life of our sacrifice, Jesus Christ, when His blood was shed, He was God bottled up in one man ora osservate ma poi quando la vita del nostro sacrificio gesu cristo quando il suo sangue fu versato e era dio tenuto dentro in un uomo. now he come down from being jehovah to identify himself as a human being to take upon himself the form of man. To identify us with him. Ora, egli scese dall'essere Jehovah per identificarsi come un essere umano per prendere su di se la forma dell'uomo per identificarci con lui. He was the Lamb of God, and on the inside of him were the blood. Now I know. Uh, somebody says he was the Jewish blood, you hear the Jews say that he wasn't Jewish blood. And neither was he Gentile blood. He was the blood of God, egli era l'agnello di Dio e al suo interno dove il sangue. Ora so che qualcuno dice egli era di sangue giudeo. Sentite i giudei che lo dicono. Non aveva sangue Giudeo, e non aveva neanche sangue gentile era del sangue di Dio He had neither Jewish he was neither Jew nor Gentile he was God a, a, a virgin shall conceive Non era né ebreo né, né gentile egli era Dio una, una, una vergine concepirà Now no many of you people in the Protestants think. that the egg was mary's and the, the hemoglobin which comes alive comes in the blood cell ora so che molti di voi e i protestanti pensano che l'ovulo fosse di maria e la l'emoglobina che viene la vita viene nella cellula del sangue because a hen can lay an egg without being with the male bird it won't hatch because it's not fertile life comes from the bloodstream which comes from the male sex Perché una gallina può deporre un uovo senza essere stata con l'uccello maschio? Non si schiuderà perché non è fertile. La vita viene dal flusso sanguigno che viene dal sesso maschile. But in this case, there was no male sex. So the life in the blood, it had to come from God alone, and He created a blood cell in the womb of Mary. God Himself. The creator himself created a blood cell, ma in questo caso non c'era sesso maschile quindi la vita nel sangue doveva venire da Dio soltanto. Ed egli creò una cellula di sangue nel grembo di Maria. Dio stesso, il Creatore stesso, creò una cellula di sangue. Now look, they say, well, it was the body. Uh, Mary had the egg. No sir. She was not no egg. If it was an egg, you cannot get the sperm without a sensation. And if he, she had a sensation, what do you have God doing? He created both egg and blood. That's exactly what He was. Ora guardate, dicono, ebbene era il corpo, Maria aveva l'ovulo, no signore non lo era, nessun ovulo, se fosse un ovulo non potete ottenere lo sperma senza una sensazione, e se lui, lei, ebbe una sensazione, cosa fate fare a Dio? Egli creò sia ovulo che sangue, esattamente quello che era. We handle God, the Bible said. 1 Timothy 3,16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. We handle him with our hands. Abbiamo toccato Dio. La Bibbia disse Prima Timoteo tre, senza controversia, grande il mistero della deità. Dio fu manifestato in carne. Lo abbiamo toccato con le nostre mani. That body was God. Certainly was. He was God all over, in the form of a human being. Quel corpo era Dio? Certamente lo era. Egli era del tutto Dio in forma di essere umano. Now we notice in this that that blood cell being broken that released God. God was in Christ reconciling the world to Himself.

dove nessun altro poteva farlo, nient'altro poteva essere fatto, serviva quello stesso sangue santo. Dio dovette scendere e divenire un uomo per subire la sua stessa legge. If Jesus was just a prophet, a man separated from God, then God's unjust. Se Gesù era solo un profeta, un uomo separato da Dio, allora Dio è ingiusto. If I could say, let Brother Grant die for some sin that Billy ought to die for, or something else, some penalty, that would be unjust. Se potessi dire che il fratello Grant muoia per un peccato per cui Billy dovrebbe morire, o qualcos'altro, qualche penalità, quello sarebbe ingiusto. If I had my own boy to die for a penalty that I'd pronounce, it still isn't justice. There's only one justice I can do, that's take his place, if I want to save him. Se facessi morire il mio stesso figlio per una penalità che io ho pronunciato, non sarebbe ancora giusto. L'unica giustizia che posso compiere è prendere il suo posto se voglio salvarlo. E God had to become flesh in order to take the sinner's place. God manifested in the flesh, nothing less than God Himself. E Dio dovette diventare carne per prendere il posto del peccatore. Dio manifestato in carne, niente meno che Dio stesso. Now here He was, manifested in the flesh to take away the sins of the world, and He identified Himself in us that we might be identified in Him. See the purpose of it? Ora, Egli era qui manifestato in carne per togliere i peccati del mondo. Ed Egli si identificò in noi affinché noi potessimo essere identificati in Lui. Vedete lo scopo di ciò? Now, we find out our identification with our sacrifice: the life of the sacrifice in us, which is the Holy Spirit. Ora troviamo che la nostra identificazione con il nostro sacrificio, la vita del sacrificio è noi che è lo Spirito Santo. When that cell was broke, it released God. Released God that He had sanctified a people with His own blood and put God in the man again. God in you. Eternal life. Quando quella cellula fu spezzata, rilasciò Dio, rilasciò Dio, poiché gli aveva santificato un popolo con il suo stesso sangue e rimesso Dio nell'uomo. Dio in voi, vita eterna. And any Greek scholar knows that that word eternal life comes from the word zoe, zoe, which means God's own life. Scry e ogni studioso del greco sa che quella parola, vita eterna, viene dalla parola zeta o e zoe, che significa la vita stessa di Dio. È così. The only way that you ever can have life is only one form of eternal life, and that's God's own life in you. L'unico modo in cui potete mai avere vita c'è solo una forma di vita eterna ed è la stessa vita di Dio in voi vedete and you have eternal life because he is the only eternal there is and we are the attributes of his thoughts before there was even a foundation of the world or anything «Allora avete vita eterna, perché egli è l'unico eterno che ci sia, e noi siamo attributi dei suoi pensieri, prima ancora che ci fosse una fondazione del mondo o qualcosa.» «E tutto solo nel suo pensiero, e siamo la dimostrazione dei suoi pensieri di quello che era.» And he had to come down in order to take away sin. No one else could do it. There wasn't no one worthy to do it. No one could do it but him, and he did it. il Nessun altro poteva farlo. Non c'era nessuno degno di farlo. poteva farlo non lui, And then when that life was released from that body, man, which was the son of God. His creative power made a building like any contractor built the building that he moved into himself. God did that. E poi, quando quella vita fu rilasciata da quel corpo, uomo, che era il figlio di Dio, la sua potenza creativa fece un edificio come ogni costruttore, costruì l'edificio in cui lui stesso entrò. Dio lo fece. And then, when that life was taken the blood the chemistry of it poured out upon the ground just like just Abel's poured out upon the e poi quando quella vita fu presa il sangue la sua sostanza chimica versato sul terreno proprio come quello del giusto abele fu versato sul terreno but from that blood came the holy spirit of god And that was sent to man on the day of Pentecost to be identified with the sacrifice that died for them. There's no other way in the world we can get it. A positive token. Ma da quel sangue venne lo Spirito Santo di Dio e quello fu mandato all'uomo nel giorno di Pentecoste per essere identificato con il sacrificio che morì per loro. Non c'è altro modo al mondo di ottenerlo. Un segno certo. Look, if you were guilty of death and you know you're going to the electric chair and remember to reject. Guardate, se foste colpevoli di morte e sapeste che state andando alla sedia elettrica eh? ricordate, rigettare. Dallas, listen, to reject the blood of Jesus Christ, the token of His blood, if you see it and reject it, you're going to face the judgment with His blood on your hands. Amen. Sinner, church member, remember that. Dallas ascolta rigettare il sangue di Gesù Cristo il segno del suo sangue se lo vede lo rigetti affronterà il giudizio con il suo sangue sulle tue mani peccatore membro di chiesa ricordalo What if Lee Would have been able them few days and that sweating before that Supreme Court that he had to face and know from killing the president, there wouldn't even be one speck of mercy. How that man must have felt. E se lì Oswald fosse stato in grado in quei pochi giorni e quel sudare davanti alla Corte Suprema che ha dovuto affrontare e sapendo dall'uccisione del Presidente non ci sarebbe un'ombra di misericordia, come deve essersi sentito quell'uomo? It must have been a terrific thing. He never got to face it because the other fellow shot him. But think of sitting there before an angry Supreme Court with the blood of your fellow man on your hand the president of the United States Deve essere stato in una cosa terribile non ha mai dovuto affrontarlo perché l'altro tizio gli ha sparato ma pensare al sedere là davanti ad una corte suprema tirata con il sangue del tuo prossimo sulle mani il presidente degli Stati Uniti That'll be a mild thing to you people who pass by the blood of Jesus Christ when you stand by the Amen. courts of God. sarà una cosa leggera per voi, persone, che passate oltre il sangue di Gesù Cristo quando vi troverete nei tribunali di Dio. Sweat it out when you know Oswald can done no more and depart this life for him. But God departs you eternally from his presence. It'll be a terrific thing. Siete in ansia quando lo sapete. Oswald non poteva fare altro che abbandonare questa sua vita. Ma Dio vi separa eternamente dalla sua presenza. Sarà una cosa terribile. Notice: se you had to come to the course of being guilty, you would seek the best lawyer you could find. Anybody would do it. Notate, se doveste venire in tribunale, sendo colpevoli, cerchereste il miglior avvocato che potreste trovare. Chiunque lo farebbe. And every man that's born in the world, I don't care how good or home he come out of, he's guilty of the blood of Jesus Christ until he accepts the pardon of it. E ogni uomo che è nato nel mondo, non importa da che buona casa è uscito, è colpevole del sangue di Gesù Cristo finché non accetta il perdono perciò. E' l'unico you know right modo in cui sapete che il perdono è giusto quando il segno pone se stesso su di voi e voi avete il segno. Notice, you're guilty, and you'd hunt the best attorney that you could find to plead your case. And if I was going to the judgment of God, I don't want no priest, I don't want no man, I want the best attorney I can find to plead my case. Notate, siete colpevoli e cerchereste l'avvocato migliore che potreste trovare per difendere il vostro caso. E se dovessi andare al giudizio di Dio, non voglio nessun sacerdote, non voglio nessun uomo, voglio l'avvocato migliore che posso trovare per difendere il mio caso. Let me say to this to you, my Christian friend, our attorney is also our judge. And our, our judge became our attorney. The case is settled and we receive his pardon. Lascia che ti dica questo, mio amico Cristiano. Il nostro avvocato è anche nostro giudice. E il nostro, nostro giudice è diventato nostro avvocato. Il caso è concluso quando riceviamo il suo perdono. The judge himself came down and became the attorney. And the attorney and judge is the same person. Il giudice stesso è sceso ed è diventato avvocato. L'avvocato e il giudice sono la stessa persona. God become man that He might justify man by His own death that He placed upon Him. Hallelujah. That means praise our God. He deserves all praises. Our judge and our attorney is the same person. Dio divenne uomo in modo da poter giustificare l'uomo tramite la sua stessa morte che egli pose su di lui. Alleluia! Quello significa lode al nostro Dio. Egli merita ogni lode. Il nostro giudice e avvocato sono la stessa persona. The Holy Ghost is the token that we have been pardoned. The case is closed. Lo Spirito Santo e il segno che siamo stati perdonati. Il caso è chiuso. That every man and woman that truly has received the baptism of the Holy Ghost, he's been tried. He's identified with his attorney, with his judge, with his sacrifice, and the token he holds in his possession shows that his trip is paid to glory. Amen. Yeah. It's all over. Per ogni uomo e donna che veramente ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo è stato provato, è stato identificato con il suo avvocato, con il suo giudice, con il suo sacrificio e il segno che tiene in suo possesso mostra che il suo viaggio per la gloria è pagato. Amen! È tutto finito! He holds that token! It's his! The baptism of the Holy Spirit, which is a witness of the resurrection of Jesus. Amen. You believe it? Amen. That's your identification. You're holding the token. Egli tiene quel segno, è suo, il battesimo dello Spirito Santo, il quale è il testimone della risurrezione di Gesù. Amen. Lo credete? Quella è la vostra identificazione. State tenendo il segno. Now, if you haven't got that token, you'll not be coming in. You must have the token. That's a required price. When I see the blood, the blood is a token. When I see the blood, I'll pass over you. Ora, se non avete quel segno, non entrerete. Dovete avere il segno. Quello è il prezzo, richiesto. Quando vedrò il sangue, il sangue è il segno. Quando vedrò il sangue passerò oltre. You must have the token. If you don't, why you won't go. You've got to have the token. Dovete avere il segno. Se non lo avete, bene, non partirete. Dovete avere il segno. If the token. Was not displayed, the token wasn't showed down there, even the covenant wasn't in effect. Se il segno non era mostrato, il segno non veniva mostrato laggiù, neanche il patto era in effetto. Dite, ebbene ora, fratello Branham ora aspetta solo un minuto. Exactamente justo. the token was above the covenant for Israel had a covenant to be circumcised and any Jew could go out and show any person I can prove to you I am circumcised I am a Jew I am circumcised according to Jehovah's command, but yet that didn't expel him if the token wasn't there also Amen. he must display the token. You get it? Il segno era al di sopra del patto, perché Israele aveva un patto di essere circonciso, e ogni Giudeo poteva uscire e mostrare ad ogni persona posso dimostrarti di essere circonciso, sono un Giudeo, sono circonciso secondo il comandamento di Geova. Ma tuttavia, quello non lo esonerava, se là non c'era anche il segno. doveva mostrare il segno? lo afferrate? Amen. he, the token's got to be there anyhow. and if you are in the covenant, if any jew say, "I ain't put no blood on my door,' i can prove that i'm a covenant jew. the death angel got him. Egli... Il segno deve esserci comunque. E se siete nel patto, se qualche giudeo dicesse: Non metterò del sangue sulla mia porta, posso dimostrare di essere un giudeo del patto. L'angelo della morte lo prendeva. No matter how loyal he was, how much church member he was, how much ties he paid, how he said he believed Jehovah. Jehovah required that token, and he does it the day too. Got to be. Must be. Non importa quanto fosse leale, quanto fosse un membro di chiesa, quanto pagasse le decime, quanto dicesse di credere a Giova, Giova richiedeva quel segno, ed egli lo chiede anche oggi. Deve esserlo, deve esserlo. Or there's not another way under heaven, not another name given anyway. No matter how good, how loyal, that token's got to be there and displayed. Perché non c'è altro modo sotto il cielo, nessun altro nome dato in altro modo, non importa quanto buono, quanto leale, quel segno deve esserci eh, mostrato. The blood should say, Well, I killed the lamb, now I put it in a jar, I set it back here. That's not what he said. It must be on the little and on the door place, it's got to be displayed. Il sangue, dite, ebbene ho ucciso l'agnello e l'ho messo in un vaso, l'ho messo qui dietro. Non è quello che gli disse: deve essere sullo stipite e sopra la porta, deve essere mostrato. And your life has got to display the token is in you. Oh, you Pentecostals, what's wrong with you? Bobbed hair, painted faces, man, dirty jokes and things. E la vostra vita deve mostrare il segno che è in voi. Oh voi pentecostali. Cosa c'è che non va in voi? Capelli tagliati, facce dipinte, uomini, barzellette sconce altro. Dove è la dimostrazione che il sangue del mio Signore Gesù Cristo è il segno dello Spirito Santo? Voi avendo parvenza di pietà e chiamate incantesimo e tutto il resto le opere di Dio incantesimo, come mostrate un segno? Or say I'm Penny, I don't care what you are. I'm Baptist, I'm pray I don't care what you are, that token's got to be there, God requires it. Amen. Nothing else but that. Dicono sono pente, non mi importa cosa siete, sono Battista, sono Presbyter, non mi importa cosa siete, quel segno deve essere là. Dio lo richiede, e nient'altro oltre a quello. You say, "Well, I've got a doctor's. So I don't care how many degrees you got. God requires that token, and that only. It's a sign that your way is paid." Dite bene o quello di dottore. Non mi importa quante lauree avete. Dio richiede quel segno e solo quello. È un segno che la vostra via è stata pagata. take your credentials for something else, he's got to have that token. Non prenderà le vostre credenziali né nient'altro, e egli deve avere quel segno. The bus driver say, here, wait a minute, that ain't my token. The airplane man say, we go out there now, a ticket is a token. L'autista di autobus dice, ecco, aspetta un minuto, quello non è il mio contrassegno. L'uomo dell'aereo dice, bene, ora esci da qui, un biglietto è un segno. You go out there and tell the pilot, "Yeah, I want to get on your plane. How much is it? Go ahead and get your token. Oh, I'll pay you. I can't take it. You won't get on my plane until you go pay the price and get the token. I'm looking for the token." Amen. Uscitela e dite al pilota. Ecco, voglio salire sul tuo aereo. Quanto costa? Entra e prendi il tuo contrassegno. Oh, pagherò te. Non posso riceverlo. Non salirai sul mio aereo finché non andrai a pagare il prezzo e prenderai il contrassegno. Sto cercando il contrassegno. You say, well I went to school, I done this, I did, I don't care what you done, you got to have a token or you don't get on. That's right, sir. Right. Hey, Amen. Hey, can't you see? Dite, ebbene, sono andata a scuola, ho fatto questo, io, non mi importa cosa hai fatto, devi avere il segno o non salirai. Amen. Eh, amen. Non potete vederlo? God requires that token. When I see the blood and only will I pass over you and I see the token. Dio richiede quel segno.

Un giudeo poteva assolutamente dire e dimostrarsi essere un, essere un giudeo. Circonciso poteva prendere i fratelli e dire, guardate qui, sono circonciso. Quello non significava nulla. You say, I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Pentecostal, I'm this, I'm that. That don't mean one thing. Dite, sono metodista, sono battista, sono pentecostale, sono questo, sono quello. Quello non significa nulla. You've got to have the token. And when the token comes, it testifies of Christ. He said it would. And Christ is the Word. Amen. Dovete avere il segno. E quando viene il segno, esso testimonia di Cristo. Egli disse che lo avrebbe fatto. E Cristo è la parola. And how can you deny that the Bible's true part of it and still say you have the token when the token is the testimony of Jesus Christ? There's what I wonder. E come potete rinnegare che la Bibbia è vera, parte di essa, e dire ancora di avere il segno quando il segno è la testimonianza di Gesù Cristo? Vedete, ecco quello che mi chiedo. Or say I don't believe I believe the days of miracle. Uh, look out, there's no token there. The token punctuates every word with an amen. Everything, because it's God itself. Yeah. Oh, dite, non credo, credo che i giorni dei miracoli. Oh, state attenti, là non c'è il segno. Il segno accentua ogni parola con un Amen. Ogni cosa. Perché è Dio stesso. Vedete? Alright. But if the token was not there, the covenant. Was not in effect. It was null. Same now. Bene, ma se il segno non era là, il patto non era in vigore. Era annullato. Lo stesso ora. No matter how, how much you say, how much you say, I believe every word in the Bible. You say, Brother Branham, I I can quote you half of that Bible, all the Bible by heart. I believe every bit of it. That's good. Satan does too. It takes the token. Non importa quanto, quanto dite, quanto direste. Credo ad ogni parola nella Bibbia. Dite, fratello Brana mio, io posso citarti metà di quella Bibbia, tutta la Bibbia a memoria. Credo ogni parte di essa. È buono. Anche Satana lo crede. Uh -huh. serve il segno. Well, Brother Branham, I've got my wall full of degrees. I'm a bachelor of art, and I have a doctor's degree and an LLD of Latin. Ebbene, Fratello Branham, ho i muri pieni di laurea. Ho una laurea in lettere, e ho un dottorato e un LLD in latino. Oh, I've wrote books, I've done this, I've done everything, I've, I've done all these things. I don't care, that's all all right, but yet you've got to have a token. Amen. The token, still the token is required. Eh oh, ho scritto libri, ho fatto questo, ho fatto ogni cosa, oh, ho fatto tutte queste cose. Non mi importa, quello va bene, tuttavia, non avete il segno. Il segno è richiesto comunque il segno. He said, I'm a Bible student, I'm a, I'm a good person, I'm this, that, I, that's maybe fine, that's all good, but still it's got to have a token. Dite, sono uno studioso della Bibbia, sono una, sono una brava persona, sono questo quello. Potrebbe andar bene, tutto quello è buono, ma ancora devi avere il segno. Ah! Death was ready to strike Egypt at any time. And so is death ready to strike the nation now at any time. Ora, la morte era pronta a colpire l'Egitto in ogni momento. E così. la morte pronta a colpire la nazione ora in ogni momento anna Jean, I feel something like your dad said a remark one time i've always liked that he said you know this nation with the same sins if god lets america get by with what she's a doing he'll be morally obligated to raise solomon gomorrah and apologize to him for burning her that's right Anna Jean, sono dell'opinione in qualche modo di tuo papà. Ha fatto un'affermazione una volta, mi è sempre piaciuta. Disse: Sai, questa nazione con gli stessi peccati, se Dio la fa passare liscia all'America con quello che sta facendo, sarà obbligato moralmente a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi con loro per averle arse. Ed è giusto. Remember, Israel paid for every sin she did, and so will we. Ricordate, Israel pagò per ogni peccato che fece, e così faremo noi. How loosely are we getting? Tighten up the armor. Come back to God, church. I'm not saying these things to be different, I'm telling you as a warning. You believe. Quanto stiamo diventando molli? Stringete l'armatura, torna a Dio, chiesa. Non dico questa cosa per essere diverso, ve lo sto dicendo come avvertimento, credete. Death was ready to strike. God had showed them His grace and His mercy through powers and signs and wonders, so has He today, before taking the church out. Still, they desired not to repent and to believe the message. La morte era pronta a colpire. Dio aveva mostrato loro la sua grazia e la sua misericordia tramite potenza e segni prodigi. Così ha fatto oggi prima di portare fuori la chiesa. Non desideravano ancora rivedersi e credere al messaggio. See, there was a message just before they taken out of the church. It always has to be. Same now. Vedete, ci fu un messaggio appena prima della dipartita della Chiesa. Ci deve essere sempre lo stesso ora. Every spiritual happening is a sign from God. you believe that? Ogni avvertimento spirituale è un segno da Dio. Lo credete? Like, uh, the message, uh, there's a sign, and then the message follows the sign. Come il messaggio c'era un segno, e poi il messaggio segue il segno. God told Moses that if they won't believe the voice of the first sign, maybe they'll believe the voice of the second sign. Dio disse a Mosè: disse, se non crederanno alla voce del primo segno, forse crederanno alla voce del secondo segno. Now, when you see signs going on and no message behind it, This is the same old school of theology and on down. That wasn't from God. But where there's a sign showed, a message follows it. Ora, quando vedete avvenire i segni e nessun messaggio al seguito, solo la vecchia stessa scuola di theologia e del continuo, quello non era da Dio. Ma dove viene mostrato un segno, un messaggio lo segue. Now look, Jesus come on the scene. Am I deafening to you, or who's on this microphone here? Sounds like it's coming back, maybe a little loud. I want you to get it. Ora, guardate, Gesù venne sulla scena, vi sto assordando? O chiunque sia, su questo microfono qui sembra che ci sia un ritorno, forse è un po' forte. Voglio che lo afferriate. When Jesus came on the scene, he never said very much to people. Everybody wanted him in his church. all oh, this young prophet we're just so happy to have him he was healing the sick oh glory to god god's raised up a great man among us that was fine Quando Gesù venne sulla scena non disse mai molto alle persone ognuno lo voleva nella propria chiesa oh questo giovane profeta siamo proprio felici di averlo lui stava guarendo i malati oh gloria a Dio Dio ha suscitato un grande uomo fra noi quello andava bene So one day he came to a spot there that was his sign Isaiah 35 said it would be a sign. The lame would leap like a hart and so forth the blind would see. It was a sign. Così un giorno si arrivò al punto che quello era il suo segno. Isaia 35 disse che sarebbe stato un segno. Lo zoppo avrebbe saltato come un cervo e così via il cieco avrebbe visto. Era un segno. He displayed his sign as Messiah, and so forth, and they, many of them said, yes, I could go for that. Oh, now, if that was a sign, there's got to be a voice of that sign. Egli mostrò il suo segno come Messia, e così via. E loro, molti di loro dissero, sì, potrei accettare quello. Ebbene, ora, se quello era un segno, ci doveva essere una voce di quel segno. What was the voice behind it? When he began to teach his doctrine and call him a bunch of snakes in the grass. He wasn't popular from then that on. That's right. See, when the voice came with the sign, the sign went first. Qual era la voce dietro di esso? Quando egli iniziò ad insegnare la sua dottrina e chiamarli un mucchio di serpi nell'erba, non era popolare da là in poi. Vedete, quando la voce venne con il segno, il segno andò prima. Moses went down in Egypt with the sign, and he threw down his rod, turned into a serpent. That was sign, but after a while, the voice come with the sign. Then it was different. Mosè scese in Egitto con un segno, e gettò a terra il bastone e diventò un serpente. Quello era un segno. Ma dopo un po' la voce venne con il segno. Quello era diverso. Want that, the, the voice must be follow a sign. And at no other time could it ever come but that time because it was time for the scriptures to be fulfilled. Vedete, non vogliono quello, la, la voce deve essere seguire un segno, e in nessun altro tempo avrebbe mai potuto venire se non quel tempo, perché era il tempo che le scritture venissero adempiute. Guardate quanto ha detto in the burning bush: I have seen the groans and heard them of my people, and seen their afflictions by the taskmasters of Egypt. And I remember my promise that I made Abraham. Guardate quello che gli disse nel pruno ardente. Ho visto i gemiti e ho sentito il mio popolo e ho visto le loro afflizioni per i sorveglianti d'Egitto e ricordo la mia promessa che ho fatto ad Abramo. 400 years had expired and he told Abraham they'd be down. Since all no the time could it be Moses had to come just at that time. 400 anni erano finiti, ed egli disse ad Abramo che sarebbero scesi là. Vedete, non poteva essere in altro tempo. Mosè doveva venire proprio in quel tempo. God's big clock ticks perfect. Amen. It won't be one minute faster, one minute behind. It'll be just exactly on the time. Amen. Il grande orologio di Dio tiene il tempo perfettamente. Non sarà un minuto più veloce, né un minuto in ritardo. Sarà proprio esattamente in tempo. Well, so you we see, everything was running just right. Could not come at other times, neither could these things come at other times.

Non poteva venire nei giorni di Wesley, i giorni dei Battisti o Metodisti, ai loro giorni non poteva venire. Doveva venire ora. Israel has to be a nation. The churches has to be like they are now. There had to be a third message, a third church age. Israele doveva essere una nazione. Le chiese devono essere come sono ora. there had to be a lady o'sea it cannot form until pentecost come and shot their wad and went out and organized and did what they did then it has to come then comes the lord when they put him out of the church he is the word Ci doveva essere una Laodicea! Non poteva formarsi finché la Pentecoste fosse venuta e avesse sparato il suo colpo, è uscita e organizzata e avesse fatto quello che hanno fatto. Allora deve venire. Allora viene il Signore quando lo mettono fuori dalla Chiesa. Egli è la parola. They're afraid to challenge that word anywhere. They keep awful quiet about it. Potetti fasse about it. hanno timore di sfidare quella parola in qualsiasi luogo rimangono terribilmente in silenzio in merito ad essa tuttavia ci discutono in merito Chicago you not long quando the Lord gave me a vision of, I had 300 ministers down there. I said Now I don't know what you but serpent seed and so forth I said one of you take your bible and come stand by my side to disprove it. Chicago, non molto tempo fa, quando il Signore mi ha dato una visione, avevo laggiù 300 ministri. Ho detto: Ora so cosa voi in merito alla progenie del serpente? E così via. Ho detto: Uno di voi prenda la Bibbia e venga al mio fianco e lo confuti. The quietest bunch you ever heard. I said, Then keep off on my back. It's out of their school of thinking. Il gruppo più silenzioso che abbiate mai sentito. Ho detto Allora lasciatemi in pace. Vedete, è fuori dalla loro scuola di pensiero. Yet they say Brother Bram's a prophet when he was anointed, but when the anointing's off of him, oh I don't know. What a if that isn't a mark of a a a, a mixed up theologian? Tuttavia dicono Fratello Branham è un profeta quando è unto, ma quando l'unzione non è su di lui, oh non lo so, che se quello non è un segno di un, 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 un teologo confuso. The very the word prophet means a divine revelator of the word. The word of the Lord come to the prophets. Lo stesso La parola profeta significa un rivelatore divino della parola. La parola del Signore viene ai profeti. That's how Jesus was identified. And they said that at the resurrection, they said, We know he was a prophet of God. See, no man could do these things, lest God be, and they wouldn't accept his message. come Gesù era identificato. E dopo la risurrezione dissero dissero sappiamo che era un profeta da Dio. Vedete, nessuno potrebbe fare queste cose se Dio non è con Lui. Poi non accettavano il suo messaggio. And they had the divine revelation. Non accettavano Giovanni e lui era un profeta, non accettavano Elia, nessuno degli altri e loro avevano la rivelazione divina. The word, the English word "prophet," English words can mean anything. It means a preacher. But when you say "prophet of the old Bible, mean a seer. La parola, la parola inglese profeta, la parola inglese può significare ogni cosa. Significa un predicatore, ma quando dite profeta della vecchia Bibbia, significava un veggente. In his credentials wasn't what he told, come the past and that was a sign that he was a prophet. And he also that was a sign that he had the divine revelation of the written word. Amen and then god it behind him proved it e le sue credenziali erano che quello che diceva avveniva e quello era un segno che lui era un profeta era anche il segno che lui aveva la rivelazione divina della parola scritta e poi dio la confermava al suo seguito dimostrandola come? Ebbene, deve essere proprio in questo modo. Ecco tutto. Non c'è modo di girarci attorno. Dio disse che sarebbe stato in quel modo ed eccovi. There it is today, see? That token's got to be there that identifies that word and makes it exactly true. Ma eccolo oggi, vedete, quel segno deve essere là. Quello identifica quella parola e la rende esattamente vera. Then, How he uh, promised for how he prepared all of his promised land people. Now when he's going to have this exodus, which is a type. Allora, come gli ha promesso? Come ha preparato tutto il suo popolo della terra promessa. Ora, quando avrebbe tenuto questo esodo, il quale era un simbolo. Uh, I'm going to try to be out in about another 15, 20 minutes with the message. Notice, close now. I, I want you to get this because so I may never see you again. Ora sto cercando di uscire circa nei prossimi 15-20 minuti con il messaggio. Notate attentamente ora. Voglio che afferriate questo perché potrei non vedervi più, vedete? Notice, now watch how he prepares his people. How many knows that he never changes his ways? He never does. He's, now look through the Bible and see if he ever changes it. No, sir. Notate, ora osservate come preparò il suo popolo. Quanti sanno che egli non cambia mai le sue vie? Non lo fa mai. Egli è, ora guardate nella Bibbia e vedete se l'ha mai cambiato. No, Signore. How did he prepare the people? First, he sent a prophet with a sign, which was Moses. Is that right? And the sign had a message. A message to get ready, they were going out to the land that was promised. Come preparo il popolo, prima mandò un profeta con un segno che era Mosè. È giusto? E il segno aveva un messaggio, un messaggio di prepararsi, sarebbero usciti verso la terra che era promessa. Then he had identification of this prophet that a light was over the top of him. A pillar of fire followed this prophet. We know that went through the wilderness with Moses. We realize that. Allora egli aveva l'identificazione di questo profeta, poiché una luce era sopra di lui, una colonna di fuoco seguiva questo profeta. Lo sappiamo. Passò per il deserto con Mosè. Lo comprendiamo. And then he gave them a token for the assurance that they wouldn't have to be scared. All upset and nervous, where he said, "When I see that token, I'll pass over you." E poi diede loro un segno come sicurezza che non avrebbero dovuto aver paura. Tutti sconvolti e nervosi, dove disse, "Quando vedrò quel segno, passerò oltre." Watch how he did now. He prepared first a sign, a messenger, identified message, identification of the messenger. And a token for the assurance that the way was paid. They're headed for the promised land. Osserva come lo fece ora. Preparò prima un segno, un messaggio. Messaggio identificato. Identificazione del messaggero e un segno come sicurezza che la via era stata pagata. Erano diretti alla terra promessa. The same thing he's done today. What did he do? He sent us the Holy Ghost. The Holy Ghost is the messenger. And the scriptural identification of himself identifies him among us the same yesterday, today, and forever. La stessa cosa che gli ha fatto oggi. Cosa ha fatto? Ci ha mandato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il messaggero. È l'identificazione scritturale di se stesso che si identifica fra noi. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. E il token è l'assurance. What are we scared about? Our fare is already paid and we are identified with our sacrifice. Il can't turn you down he promised that we're identified e il segno è la sicurezza di cosa abbiamo timore la nostra tariffa è già pagata e siamo identificati con il nostro sacrificio non può rifiutarvi l'ha promesso siamo identificati israel coming out of egypt as i said is like the the bride coming out of the church Israele che usciva dall'Egitto, come ho detto, è come la, la sposa che esce dalla chiesa. When Moses began his ministry, all Quando Mosè iniziò il suo ministero, tutto Israele si riunì a Goshen per pregare e adorare, esattamente, venne da ogni parte d'Egitto. That's the way the bride will do. He'll come out of all the oneness, twoness, threeness, and all the other kinds. He'll come out. It's got to. Ecco, come farà la sposa, uscirà da tutti gli unitari, dualisti, trinitari, e ogni altro tipo uscirà, deve farlo. Now, we read here in Hebrews, uh, uh, we, now, the first thing we must think of come from all parts, come out from amongst unbelief. Now, the Holy Spirit promised to call that in the last days come out from among the unbelievers. Ora leggiamo qui in Ebrei il, ora noi la prima cosa a cui dobbiamo pensare viene da ogni parte, esce da ogni incredulità. Ora lo Spirito Santo ha promesso di chiamare negli ultimi giorni, uscite dal mezzo degli increduli. Notice, we find out in Hebrews 10:26, I got wrote down here, it says this, if we sin willfully. After we have received the knowledge of the truth, there's no more sacrifice for sin. See? If you disbelieve willfully. notate, troviamo in Ebrei 10, 26. Ho annotato qui: dice questo, se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane alcun sacrificio per il peccato. Vedete. Se non credete volontariamente. Now, if you what my ass say here. If you spare me a moment to make that illustration, I could feel the spirit didn't go over right. See, notice. Ora, se noterete quello che potrei dire qui, se mi lascerete un momento, finché farò quella illustrazione, potevo sentire nello spirito, non è stato accolto bene, vedete? Notate. Here's Hebrews. They're on their road out. God chose 12 men, or Moses did, by the hand of God, to go over and spy out the land and come back. Bring back a token of the land. Qui ci sono gli ebrei, sono sulla via d'uscita. Dio scelse dodici uomini, o Mosè lo fece, per la mano di Dio, per andare di là e spiare la terra e tornare a riportare un segno della terra. And when they got there, Ten of them were scared to death. While they said they were Amalekites up there, we look like grasshoppers to them. Joshua and Caleb come back, bringing the evidence, we can do it. E quando andarono là, dieci di loro erano impauriti a morte. Ebbene, dissero, quegli amalekiti di lassù sembriamo cavallette al confronto. Giosuè e Caleb tornarono portando l'evidenza, possiamo farlo. You see, that's borderline believers. They come through these different elements and through church and joining church and baptisms and forms. Vedete sono credenti di confine. Sono passati per questi diversi elementi e attraverso la chiesa unirsi alla chiesa e battesimi e forme. But when it comes right up to crossing over to get the token, the evidence that the land is there, that life, Jesus Christ is not dead. È un'altra dimensione, He lives in it, He's with us, He's now in us. Ma quando si arriva proprio all'attraversare per ottenere il segno, l'evidenza che la terra è là, quella vita, Gesù Cristo non è ah, morto, è un'altra dimensione in cui egli vive, egli è con noi, e ora è in noi. Quando è che è in noi? Quando è che è in noi? they couldn't believe that, that was too much, you see. And they come back and they everyone died in the wilderness, not one of them went over. Quando si arriva quello? Ah non potevano crederlo, quello era troppo, vedete. E tornarono e loro, ognuno morirono nel deserto, nessuno di loro andò dall'altra parte. And see, if we disbelieve, we Methodist, Baptist, Presbyterian, I hope my old teacher sitting here today, Doctor Roy E. Davis, many of you know him right here for Is perhaps in e vedete, se non crediamo, noi metodisti, battisti, presbiteriani, spero che il mio anziano insegnante sia seduto qui oggi, dottor Roy E. Davis. Molti di voi lo conoscono proprio qui a Fort Worth, forse è seduto qui dentro. I remember we discussed these things many, many years ago. He baptized me in the faith, the Missionary Baptist Church. Ricordo che abbiamo discusso queste cose molti, molti anni fa. Mi ha battezzato nella fede una chiesa missionaria battista. Looking, in here now, if we if if we come up to that borderland, say well the glory God I spoke in tongues, hallelujah, that's not it. E guardate qui dentro ora, se noi, se, se noi veniamo a quella terra di confine, diciamo, ebbene, gloria a Dio, ho parlato in lingue, alleluia, non è quello. If you can say that, se potete dire, non credete ad alcuna di quella parola, c'è qualcosa che non va con la vostra esperienza, vedete? You come right up to the land and see it's there. You see that Jesus has raised, He's among us. You hear the word that follows the message and still don't believe it. You know what happens? Then they die right in the wilderness. Arrivate proprio alla terra, vedete che è là. Vedete che Gesù è risorto. Egli è fra noi. Sentite la parola che segue il messaggio. E ancora non lo credete. Sapete cosa avviene? A quel punto morirono proprio nel deserto. Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più sacrificio per il peccato. Ecco cosa ci dice il libro di Ebrei. And I watch. As we see the great end-time signs in the earth that He promised, how much more it's warning us that the time is at hand. Ed ora vediamo i grandi segni del tempo della fine sulla terra che egli ha promesso. Quanto più ci avverte che il tempo è alla fine. Quit unbelieving. Come together. We should love each other and believe and separate ourselves from the world. Smettete di non credere, riunitevi. Dovremmo amarci l'un l'altro e credere e separarci dal mondo. Notice, they were not to just come together and talk about the message, they were to get into it, get under the blood. Notate, non dovevano solo riunirsi e parlare del messaggio, dovevano entrarci, andare sotto il sangue.

We can come and sit and agree with the word and everything else, but don't have that token? What good does it do us? That's right. No good. Get beneath it. Possiamo venire a sederci ed essere d'accordo con la parola e tutto il resto, ma non avere quel segno? A cosa ci serve? Niente. Andate sotto di esso. He was not responsible for anyone out from under that blood, and He's not responsible for anybody today out from under. The token egli non era responsabile per nessuno fuori da sotto il sangue, and egli non è responsabile per nessuno oggi fuori da sotto il segno. The whole family. Only safe when they were under the token and the token was displayed, the entire family. You believe that? La famiglia intera al sicuro solo quando sono sotto il segno il segno viene mostrato. La famiglia intera lo credete? Today we ought to remember that people. Our children and this teenage of nonsense and rock and roll and things that we're going through and all these are beetles and bugs and do you know that all's is represented here in the book of the Bible? Oggi dovremmo ricordarlo, gente. I nostri figli. E questa assurdità adolescenziale. E il rock and roll e altro che stiamo attraversando. E tutti questi beatles qui. E insetti. E sapete che tutto quello è rappresentato qui nel libro dalla Bibbia. It says that Revelations. Certainly it does. How people they, they're they're, they're they, they see they, they're not they're dead. They can't rise. They were never eternal. They wasn't even in the thinking. So they'll perish. Lo dice in Apocalisse. Certamente lo rappresenta come le persone loro sono sono loro loro vedete loro non sono. Sono morti. Non possono rialzarsi. Non sono mai stati eterni. Non erano neanche nel pensiero, quindi periranno. They'll be done forever, totally annihilated. They'll be punished for aeons of time for what they've done. But anything that had a beginning has an end. It said it don't have no beginning, has no end. Saranno finiti per sempre, annichiliti totalmente. Saranno puniti per eoni di tempo, per quello che hanno fatto, ma tutto quello che ha avuto principio ha una fine. E quello che non ha avuto inizio, che non ha fine. There's only one form of eternal life. One form of eternal life, we strive for that. C'è solo forma di una forma di Notice, Joshua, the second chapter of Joshua, the believing Gentile harlot had heard and her family and brought them under the scarlet card, which was a token from the messengers of Joshua. Notate, Giosuè, il secondo capitolo di Giosuè, la credente meretrice gentile, che aveva sentito, e la sua famiglia, e li portarono sotto la funicella scarlatta, che era un segno dai messaggeri di Giosuè. God's destroying angel honored that token and that only in that city. There was God's requirement by his servants. That God required this token, and that was the only. L'angelo distruttore di Dio onorò quel segno e solo quello in quella città c'era il requisito di Dio tramite i suoi servitori, poiché Dio richiedeva questo segno ed era l'unico. I don't care if he's the mayor of the town, if he's the holiest man in the town, if they're one of the biggest church in the town. Everything in the city fell, but that house god alone honored that token. non importa se fosse il sindaco della città, se fosse l'uomo più santo nella città, se andassero nella chiesa più grande in città, ogni cosa nella città cadde, tranne quella casa. dio onorò soltanto quel segno. notice jericho had heard that god was doing great things, but they didn't take heed to the warning. So is the people today hearing what God's been doing for the last few years, but they won't take heed to it. Notate, Gerico aveva sentito che Dio stava facendo grandi cose, ma non prestarono attenzione all'avvertimento. Così le persone oggi hanno sentito quello che Dio ha fatto per gli anni passati, ma non vogliono prestare attenzione a ciò. This great power of grace and signs. Like he promised, as it was in the days of Sodom, so shall it be. I promised that thing would be. Watch what taking place is Sodom. Questa grande potenza di grazie e segni, come egli ha promesso, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà. Come egli ha promesso che quella cosa verrà. Osservate cosa avvenne a Sodoma. Remember, there was the sign of Sodom, but the messenger. Of Malachi four is to get the people's hearts back to the fathers, the Pentecostal fathers, back to the Bible. Ricordate c'era il segno a Sodoma, ma il messaggero di Malachia 4 deve riportare i cuori delle persone ai padri, i padri pentecostali di nuovo alla Bibbia. There can't be no more Bible. Something else. This is the entire revelation of God. Non ci può essere altra Bibbia, qualcos'altro, questa è l'intera rivelazione di Dio. And someone said, Well, I believe this part, I don't know about that. The real messenger of God sweeps you back to the entire thing. See? Notice. That's what the Holy Spirit does bring you back to every word of God. E qualcuno dice, ebbene credo a questa parte, non so di quella, il vero messaggero di Dio vi riporta l'intera cosa. Vedete, notate, ecco quello che fa lo Spirito Santo, vi riporta ad ogni parola di Dio. His grace had been shown, his judgment was next. They must have believed that they were safe in their great big denominational buildings they had in, there in Jericho. But they find out it didn't work. La sua grazia è stata mostrata. Il suo giudizio seguiva. Devono aver creduto di essere al sicuro nei loro enormi edifici denominazionali che avevano là a Jericho, ma scoprirono che non funzionò. There must have been some of the maybe got in there, somebody there's a couple of boys got in there and told to get all that predestinated seed together.

e usò la sua casa come chiesa e ricevette i messaggeri e poi portò tutti nella sua città che avrebbero creduto sotto il segno. One woman in that whole great economy. One little woman in veil fame, probably excommunicated from every church in the city, but she believed that messenger. Una donna in quell'intera grande economia. Una piccola donna e la sua cattiva fama probabilmente scomunicata da ogni chiesa nella città. Ma credetta a quel messaggero. And that messenger left the token a sign. And God the token. Amen. So is it today. E quel messaggero lasciò il segno, il segnale. E Dio onorò il segno. Così è oggi. Just remember, when God's wrath destroyer that come, that big system fell. The token kept her house safe. Not cause she's a good woman, because she had faith and applied the token. Ricordate soltanto quando l'ira distruttrice di Dio venne, quel grande sistema cadde, il segno mantenne al sicuro la sua casa, non perché fosse una brava donna, perché aveva fede e applicò il segno. Now while she said, yeah I'm a spy man, I certainly enjoyed the message they gave, but honestly it sounds kind of silly to have their string hanging out my window, I'll just pull it in. It would have failed. Ora se avesse detto, sì, quelli erano bravi uomini, di certo mi è piaciuto il messaggio che hanno dato, ma onestamente sono piuttosto sciocco avere quella cordicella appesa fuori dalla mia finestra, la tirerò proprio dentro. Sarebbe caduta. Therefore, God only honored the token. Same as life token is in Egypt. Sarebbe caduta. Dio onorò solo il segno come il segno di vita in Egitto. Joshua was a type of Jesus because Joshua means Jehovah Savior. He was a type of Jesus. Was true to the token sign of his messenger had preached. Joshua era un simbolo di Gesù perché Josue significa Jehovah Salvatore. Era un simbolo di Gesù, era fedele al segnale del segno del suo messaggero che aveva predicato. Joshua stayed true to that token sign. All under it was saved in Egypt, all under it was saved in Jericho. Giosuè rimase fedele a quel segnale del segno. Tutti sotto di esso furono salvati in Egitto, tutti sotto di esso furono salvati a Gerico. The Lamb's blood is a type today of the token that the Holy Ghost is the token of the day. All uttered is safe, all out from under is not safe. Il sangue dell'agnello è un simbolo oggi del segno che lo Spirito Santo è il segno di oggi. Tutti quelli sotto di esso sono al sicuro, tutti quelli fuori da esso non sono al sicuro. Hebrews 13:10. And 20, he's called the Everlasting Covenant. The old covenant was one thing, this is the new, this is the everlasting covenant. In Ebrei 13, 10 20, he called it the Patto Eterno. The vecchio patto was one thing, this is the new, this is the Patto Eterno. God's blood-bound promises makes us free from sin and shame and different from the rest of the world. You don't have to dress different. Anybody can dress different. You have to be on the inside different. Dio, le promesse legate al sangue di Dio, ci liberano dal peccato e dalla vergogna e ci rendono diversi dal resto del mondo. Non dovete vestirvi diversamente. Chiunque può vestirsi diversamente. Dovete essere diversi all'interno. The life is on the inside, not dressing wear. The kingdom of God is not meat and drink or wearing of apparel, but it's uh, long-suffering goodness, gentleness, patience, and the Holy Ghost. La vita è all'interno. Non vestire, indossare il regno di Dio. Non è carne o bevanda o indossare indumenti, ma è longanimità, bontà, gentilezza, pazienza nello Spirito Santo. Now, the promises makes free from sin... Shows that God hasn't, hasn't recognized your sin. Ora, le promesse rendono liberi dal peccato, mostrano che Dio non ha, non ha riconosciuto il vostro peccato. David said, blessed is the man who God will not impute sin to. And God will never impute sin over that token. Because the token is the paid sign that God has already received it. And you got the token part. The your faith is bought. It. Davide disse: Benedetto l'uomo a cui Dio non imputerà peccato. E Dio non imputerà mai peccato sopra quel segno, perché il segno è il segnale pagato che Dio l'ha già ricevuto. E voi perciò avete il segno, il, la vostra fede l'ha acquistato. And you have the purchase price of your redemption in your body. To worship Him and show forth His promises and power. E avete il prezzo di acquisto della vostra redenzione nel vostro corpo per adorare Lui e mostrare le sue promesse e potenza. The New Testament means New Covenant. The blood means life. Il Nuovo Testamento significa Nuovo patto. Il sangue significa Vita. The New Testament is the Holy Ghost Testament. The Holy Ghost given testimony of what Jesus Christ has raised from the dead. Showed Jesus has met every requirement for us and is alive today. The token proves he is alive to identify himself with us according to his promise. Il nuovo testamento è il testamento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo rende testimonianza che Gesù Cristo è risorto dai morti, mostrando che Gesù ha saldato ogni requisito per noi ed è vivente oggi. Il segno dimostra che egli è vivente per identificare se stesso con noi secondo la sua promessa. Now how can a man read the Bible? And see that he promised and see Christ return in these last days in the form of the Holy Ghost and identify himself alive. That's the token. That's the sign. That's the price paid. Ora, come può un uomo leggere la Bibbia e vedere che egli l'ha promesso? E vedere Cristo tornare in questi ultimi giorni nella forma dello Spirito Santo e identificare se stesso vivente? Questo è il segno, questo è il segnale, questo è il prezzo pagato. Don't never rely upon some sensation. I felt chills run over my back and, and I, I smelt something, seen some blood in my hands or some oil. Non appoggiarti mai a qualche sensazione. Sento i brividi scorrere sulla schiena e, e io, io ho odorato qualcosa. Ho visto del sangue nelle mie mani o dell'olio. Or, or I've won my bachelor's degree, or I've danced in the spirit, I shouted, I spoke in tongues, then things might be alright. I've nothing against them, but that's not what I'm talking about. Oh oh, ho vinto la mia laurea in lettere, oh, ho danzato nello spirito, ho acclamato, ho parlato in lingue, quelle cose potrebbero andare bene. Non ho niente contro di esse, ma non è quello di cui sto parlando. I'm talking about the identification of the token Jesus Christ. Raised and in us now, identifying himself to reivindicate this promised word of this day. Amen. Yeah. Hey, Sto parlando dell'identificazione del Segno Gesù Cristo risorto ed ora in noi identificando se stesso, per rivendicare ancora la sua parola promessa di questo giorno. Amen. Then you and Christ are one. God and Christ are one. That day you'll know that I'm in the Father, Father in me, I in you, and you in me. Allora voi e Cristo siete uno. Dio e Cristo sono uno. In quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi, e voi in me. There is God made manifest in human flesh, showing himself alive after two thousand years. That's the token. Et Dio reso manifesto in carne umana, mostrando se stesso vivente dopo 2000 anni. Questo è il segno. If you're not in, get in real quick friends. It might be too late. We don't know. Se non siete dentro, entrate molto velocemente, amici. Potrebbe alla fine essere troppo tardi. Non sappiamo. Show forth his presence, New Testament, the blood. And it is alive now making vindications. And because he is, we have the right of all he purchased for us. Mostrate la sua presenza, Nuovo Testamento, il sangue. Ed esso ora è vivente producendo rivendicazioni. E poiché egli è, eh, noi abbiamo diritto a tutto quello che egli ha acquistato per noi. A man that's got the baptism of the Holy Ghost, or a woman that's got the baptism of the Holy Ghost, has a right to everything that Jesus purchased for us. For that's the sign that we have, that's the buying power. Un uomo che ha il battesimo dello Spirito Santo, o una donna che ha il battesimo dello Spirito Santo, ha il diritto ad ogni cosa che Gesù ha acquistato per noi. Perché quello è il segno che abbiamo, quella è la potenza di acquisto. Say, for instance, you say, Well, oh, Brother Branham, what do you mean? Here, make it plain, huh? I want you sick people to get this. Diciamo per esempio che dite, ebbene fratello Branham, cosa intendi? Ecco, per renderlo chiaro ora, e voglio che voi malati afferriate questo. Look, if I was starving to death, and I know a loaf of bread, say, cost a quarter, and along comes a brother and says, here's a quarter, brother Branham, you're starving, take this quarter. Now you know I can be just as happy with that quarter in my hand as I can with the bread in my hand. Because I've got the purchase price, I've got the token that gets the bread. Guardate, se stessi morendo di fame e sapessi che una pagnotta di pane, diciamo, costa 25 centesimi, e si facesse avanti un fratello e dice: Ecco, 25 centesimi, fratello Branham, stai morendo di fame, prendi questi 25 centesimi. Ora, sapete, posso essere tanto felice con quei 25 centesimi nella mia mano, quanto posso esserlo con il pane nella mia mano. Perché ho il prezzo di acquisto, ho il segno che ottengo il pane. And right there's the bread. And the only thing if I'm holding the token, the quarter that buys the bread, I can be just as happy with the token as I can with the bread. È proprio là c'è il pane. È l'unica cosa sto tenendo il segno, i venticinque centesimi che comprano il pane. Posso essere tanto felice con il segno quanto posso esserlo con il pane! Now, if you've got the baptism of the Holy Ghost, that is the token that you have every redemptive thing that Jesus died for belongs to you. It's in your hand. Ora, se avete il battesimo dello Spirito Santo, quello è il segno che avete ogni cosa che redime, per cui Gesù è morto. Vi appartiene. È nella vostra mano. Are you afraid to claim it? If I put it in my pocket and say, well, I don't know whether I buy that bread or not, I'll starve to death. Avete timore di reclamarlo? Se lo metto in tasca, dico ebbene, non so se posso comprare quel pane o meno, morirò di fame. But remember the merchant says I have one requirement, Mr Branham. One twenty five cents. You can have the loaf of bread. I got it. Amen. That sells it. Ma ricordate il bottegaio dice un requisito, signor Branham, 25 centesimi può avere la pagnotta. lo Amen. Well fine That's the reason we don't see so many things done today. The token isn't displayed. The real token. Oh, we have all kinds of bogus, but I mean a real token. Ecco il motivo per cui non vediamo compiute così tante cose oggi. Il segno non è mostrato, il vero segno. Oh, abbiamo ogni genere di cosa falsa, ma intendo il vero segno. Look, then when we realize and present the token. the life it took for the token the blood speaks for us guardate poi quando realizziamo e presentiamo il segno la vita che è presa come segno il sangue parla per noi remember the covenant blood was recognized with the token and the word assures us of the promise the token is the sign that the purchase is made for us Ricordate, il sangue del patto veniva riconosciuto con il segno, e la parola ci rassicura della promessa. Il segno è il segnale che l'acquisto è stato fatto per noi. Se non si include in that, di course, non si può fare niente. Si può fare niente. Si può fare niente. Si può fare niente. Ora se non siete inclusi in quello, ebbene certamente non otterrete mai nulla. State solo camminando attraverso una fila di preghiera, camminando di nuovo fuori. Camminate all'altare e guardate su, camminate di nuovo fuori. Oh brother, when that token's once placed in your 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 heart and you know it's a resurrection of Jesus Christ in you, something's happened. There is nothing to turn you. You know where you belong. Ma, oh fratello, quando quel segno una volta è posto sul tuo tuo, tuo cuore, e sai che è la risurrezione di Gesù Cristo in te, qualcosa sta avvenendo, non c'è niente che ti farà girare, sai a dove appartieni. Full obedience to the whole Word of God entitles you to the token and nothing else. Blessed is he that does all of his commandments, might have right to the tree of life. Piena obbedienza all'intera parola di Dio vi dà diritto al segno e nient'altro. Beato chi adempia tutti i Suoi comandamenti affinché possa aver diritto all'albero della vita. Then, when we pray, we must have a token to present with our prayers. I don't fail to get that. Allora, quando preghiamo, dobbiamo avere il segno da presentare con le nostre preghiere. Ora, non mancate di afferrarlo. When you pray, you must have the token to hold over your prayer. If you're not, keep praying till the token comes, because you're not promised to receive it, you've got to have this token first. That's a paying price, your faith to believe it. Quando pregate, dovete avere il segno da tenere sulla vostra preghiera. Se non lo fate, continuate a pregare finché venga il segno, perché non vi è promesso di riceverlo. Vedete, dovete avere prima questo segno e il prezzo da pagare, la vostra fede per crederlo. Now, sign of full obedience. Fear is gone. Paul tells us That the blood speaks better things. You say the blood speaks. Yeah, the blood speaks. Ora segno di piena obbedienza, la paura è finita. Paolo ce lo dice. Il sangue parla di cose migliori. Dite, il sangue parla. Si, il sangue parla. In Genesis 4:10, we find out that God said that, that Cain's, uh, Abel's blood spoke out from the earth. We find out in Hebrews 12 that the blood of the covenant of Christ speaks better things than that of Abel. Yeah. In Genesis 4, 10, troviamo che Dio disse che, che Caino o oh, il sangue di Abele parlò dalla terra. Troviamo in Ebrei 12 che il sangue del patto di Cristo dice cose migliori di quello di Abele. Hmm? We find out the blood does speak, it speaks in your behalf. The life that's in you speaks for the shed blood. Amen. Vedete, troviamo che il sangue parla, esso parla per voi. La vita che in voi parla dal sangue versato. Amen. Oh, fratello. No, 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 no. I wish everybody could see that. Think, right. If you can see what it is, it's the life that's in you. See, that blood is identifying you with it. Amen. It's a token. Vorrei che tutti potessero vederlo, vedete? Se potete vedere che cos'è, è la vita che è in voi, vedete? Quel sangue vi identifica con esso, è il segno. Uh. What is? The blood was shed for you, you've accepted, the life to you. You have the token, that's the Holy Spirit. Il, quello che è, il sangue versato per voi avete accettato e la vita è venuta in voi. Avete il Segno e lo Spirito Santo. Then when we pray, we must have the token to present with our prayers, as I said. And now, believe for ourselves and apply the token to the whole family. Like in Egypt, Jericho, or even in Acts 1631. We find out that Paul told the Roman centurion say believe thine, all thy house shall be saved. Allora quando preghiamo dobbiamo avere il segno da presentare con le nostre preghiere. Come ho detto, e ora crediamo per noi stessi e applichiamo il segno all'intera famiglia come in Egitto. Gerico pure in Atti 16:31 troviamo che Paolo disse al centurione romano disse credi e tutta la tua casa sarà salvata Go to your family you got a unsafe child lay the token right on top of him say, Lord God I claim him Stay right there you got a mother love one is lost lay that token on him Say, Lord God I claim him Applicalo alla tua famiglia, se hai un figlio non salvato, poni il segno proprio sopra di lui, di Signore Dio lo reclamo. Rimani proprio là. Se hai una madre o un caro che è perduto, poni quel segno su di loro, di Signore Dio lo reclamo. Move out of all the worldly trash out of your house. Get ready for it. Burn up your shorts. <laughs> Throw your card tables away. Get rid of your cigarettes. Metti fuori tutta la spazzatura mondana. Fuori dalla tua casa. Preparati per esso. Brucia i pantaloncini. Butta via le carte da gioco. Sbarazzati delle sigarette. Dump your unbelief in your church papers in the trash can where they belong. Amen. And you're getting ready. Getta via la tua incredulità e i documenti di chiesa nel cestino dove aspettano. Amen. Allora ti stai preparando. Then what do? Then apply the token in prayer with real evidence, real faith. Apply it. Apply it with confidence. Poi cosa fai? Poi applica il segno in preghiera con vera evidenza, vera fede. Applicalo. When you apply the token, know that you're cleaned up. If our hearts condemn us not, then we have our request. As long as you people are doing them things is wrong, how you going to ask God to do anything for you? When you know you're wrong. Finché voi, gente, fate le cose che sono sbagliate, come chiederete a Dio di fare qualcosa per voi quando sapete di essere in errore? That's the reason we just stagger up and stagger back. I'm not saying this to hurt, I'm saying this to straighten out, to get things right. Amen. How are you going to build it up on the chars of a Sodom and Gomorrah? Amen. Come back! È quel motivo per cui proprio brancoliamo su e brancoliamo indietro. Non sto dicendo questo per ferire. Sto dicendo questo per mettere in ordine, per mettere a posto le cose. Come costruirete sulle ceneri di una Saudome Gomorra? Tornate indietro. Associations and ministers that let the people do anything and get by and just put their name on a book and call them this, that and the other. When a disgrace associazione ministri hanno lasciato fare ogni cosa alle persone passarlo a liscia e semplicemente mettere il loro nome sul libro e chiamarli questo, quello e l'altro, quando è una disgrazia. Ed è al punto che la fede è qualcosa che non è neanche... Non si sa, eccetto rarissime volte, cosa mai sia. Loro, loro hanno una speranza ma non fede. You've got to get back to everything's combed out and clean. Amen. Then take your token that you know that it's Jesus Christ in you. Then plot. Dovete tornare indietro ad ogni cosa che viene districata e pulita. Poi prendete il vostro segno, poiché sapete che è Gesù Cristo in voi, allora applicatelo. Something don't happen is something wrong, go back again. Got the wrong thing in your hand, he promised it. He was the one who promised to it. apply it. Se non avviene qualcosa, c'è qualcosa che non va. Tornate indietro di nuovo. Avete in mano la cosa sbagliata. Egli l'ha promesso. Lui era quello che l'ha promesso? Applicatelo. Read Ephesians 2:12 sometime if you if you wish to find out there. Notice in Hebrews 9:11 also Paul said serving the living God with living articles. Leggete Fessini 2 12 una volta se volete farlo e là lo troverete. Notate in Ebray 911 anche Paolo disse servendo il Dio vivente con oracoli viventi. Not saying just like I go up like a Hebrew used to take his sacrifice and come down the road with a big fat bullock and lay his hands up on it and identify himself and shed the blood, go back justified. Jehovah required it. He did it. Non dicendo proprio come salirei, come era solito fare un ebreo, prendere il suo sacrificio e scendere per strada con un grande torello grasso e mettere le mani su di esso, e identificare se stesso e il sangue versato, tornare giustificato. Jehovah lo richiedeva, lui lo faceva. Then the next generation, maybe they got a little colder, somebody else got a little colder. The first thing you know, it became a family tradition. That's what Pentecost has become to us. A family tradition. Poi la generazione seguente, forse diventavano un po' più freddi. Qualcun altro diventava più freddo. Ad un tratto, sapete, diventava una tradizione di famiglia. Ecco cos'è diventata per noi la Pentecoste, una tradizione di famiglia. We get down and say, I've uh, done that television show pretty good tonight. Uh, what was it down church? Lord Jesus, He owns oh, mercy. See? It's a family tradition. Scendiamo, diciamo, non è stato bello lo show televisivo stasera. Mi chiedo cosa abbiamo fatto giù in chiesa. Signore Gesù, guarisci. Oh, misericordia. Vedete, è una tradi. You know, I spoke in tongues the day. I belong to this or that, you know. Oh, it's a family tradition. Sai ho parlato in lingua l'altro giorno. Appartengo a questo quella. Sai? Oh, è una tradizione di famiglia. You know what God said? God said, "Your fats and rims stink in my nose." That's right. Your sacrifices become a stink. Sapete cosa disse Dio? Dio disse, il vostro grasso e i montoni sono un puzzo al mio naso. È giusto, i vostri sacrifici sono diventati un puzzo. And so as the Pentecostal sacrifices, and all of our denominational cut-ups and carry-on, and our women and men doing the way they do, a form of godliness,

Stimolano con la musica e qualcuno salta su e giù per un po' ed è tutto finito come un secchio d'acqua buttata sopra se succede che la parola di Dio avanza e dice qualcosa. What's the Your sacrifices begin to stink before Jehovah. Qual è il problema? I vostri sacrifici iniziano a puzzare davanti a Jehovah. And it was at that time that the Isaiah come on the scene and told them, "I'll give you an everlasting sign: a virgin shall conceive." E fu in quel tempo che Isaia venne sulla scena disse loro: un segno eterno: una vergine concepirà. See, there you are. Not dead forms and creeds, no, but a living article, a living God that's raised from the dead and are living among us. eccovi non forme morte credi no ma oracoli viventi un dio vivente che è risorto dai morti è vivente fra noi some of them these churches like that it believes in these things they deny that such a thing is a token well fellow tribe tell me only the twelve apostles received the holy ghost that's all yeah oh Alcuni di loro, queste chiese così che credono a queste cose, rinnegano che ci sia una cosa come il segno. Ebbene, un tizio ha cercato di dirmi solo i dodici Apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Erano tutti quelli che c'erano, sì. Oh. But we who believe the word no different, we know that this is the living presence. For, how do we know it's a living presence of Christ, the Spirit that's among us? It does the same thing He does. That's the evidence of it. Ma noi, che crediamo alla parola, sappiamo di meglio. Sappiamo che questa è la presenza vivente. Perché, come sappiamo che la presenza vivente di Cristo, lo Spirito che è fra noi, compie la stessa cosa che fece Lui? È l'evidenza di ciò. A vine is known by the fruit it bears. And then if that first vine come up and they wrote a book of Acts behind it, and the same thing that Jesus done, the apostles done, then when that vine comes up again, it does the same thing. Una vite si conosce dal frutto che porta, e poi se quella prima vite è sorta, e hanno scritto un libro di atta al seguito, e la stessa cosa che fece Gesù, fecero gli apostoli, Allora, quando sorge di nuovo quella vite, fa la stessa cosa. See? Hebrews 13:8 says he's the same. Oh my. Proves that God has raised him up for us according to his promised word. Vedete, Ebrei 13:8 dice che egli è lo stesso. Oh my. Dimostra che Dio lo ha risorto per noi secondo la sua parola promessa. Il seal of promise. Ephesians 4.30 says, Grieve not the Holy Ghost of God, whereby you're sealed until the day of your redemption. Not to the next revival, until the day of your redemption. Un suggello di promessa, Efesini 4, 30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione, non fino al prossimo risveglio, fino al giorno della vostra redenzione. Being baptized into according to 1 Corinthians 12, and in Him is the fullness and no sin is recognized in Him. Essendo battezzati in esso, secondo Prima Corinzi 12, e in lui c'è la pienezza e nessun peccato viene riconosciuto in lui. Chi è nato da Dio non commette peccato, il seme di Dio rimane in lui e non può peccare. Come può quando il segno è là dentro? Il segno è il segnale che è stato accettato. It, well, you say I sinned, well then you never had the token, see? The token is the barrier, shows that the price is paid. Eh, beh, dite, ho oh, peccato. Eh, ben allora non hai mai avuto il segno. Vedete? Il segno è la barriera. Mostra che il prezzo è pagato. If Satan tries to hand it to you, just think of this. If Satan tries to hand you some sickness or tries to hand you something, you know what to do. Show him your token. Amen. Se Satana cerca di darvi solo pensate a questo. Se Satana cerca di darvi qualche malattia o cerca di darvi qualcosa, sapete cosa fare? Mostrategli il vostro segno. Sure, sickness strikes the Christian. Show him your token and prove to him that you're a purchased product of God. Resist the devil, and he'll flee from you. Certo, la malattia colpisce il cristiano. Mostrategli il vostro segno e dimostrategli che siete un prodotto acquistato da Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Tenete il segno sopra alla vostra fede inamovibile nella sua parola promessa. God. once gave a rainbow sign for a token i'm closing gave a rainbow sign for a token i just got about ten minutes and then i have my prayer line he ever remained true to that token did he he does yet dio una volta diede il simbolo di un arcobaleno quale segno Sto concludendo. Diede il simbolo di un arcobaleno come segno. Ho circa solo dieci minuti e poi terrò una fila di preghiera. Egli rimane sempre fedele a quel segno. L'ha fatto? Lo fa ancora! All these thousands of years he has never once, one time failed to display it. He was true to that token. Shows us that he ever and never will fail to honor his tokens. Tutte queste migliaia di anni mai una volta egli una volta ha mancato di mostrarlo è stato fedele a quel segno mostrandoci che egli mai e non fallisce mai di onorare i suoi segni. I don't care if it's, if Jesus don't come for ten thousand years, you have the token; he still got to honor it. No matter how many things changes and whatever more, he's got to honor that token. He said he would. Non mi importa se. Eh, se Gesù non venisse per diecimila anni. Avete il segno. Egli deve ancora onorarlo. Non importa quante cose cambiano e qualsiasi altra cosa. Egli deve onorare quel segno. Disse che l'avrebbe fatto. All right. He expects us now to display his token. Over our God-given faith, the ever-unbelieving cult in the nation and in the world that believes that signs and wonders don't follow the believers. Bene, egli ora si aspetta che mostriamo il suo segno sulla nostra fede data da Dio ad ogni culto incredulo nella nazione e nel mondo che crede che segni e prodigi non seguono i credenti. And be true to this token. And shows that the fare has been paid and we've been accepted for the resurrection, having the token life inside of us. E siate fedeli a questo segno, ed esso mostra che la tariffa è stata pagata e siete stati accettati per la resurrezione, avendo la vita del segno dentro di noi. That's a cutting message, but it's a truth. That's what we need, is truth. God help us to know truth. You shall know the truth, and the truth shall make you free. È un messaggio tagliente, ma è la verità. È quello che ci serve: è la verità. Dio aiutaci a conoscere la verità. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. I claim that Jesus Christ is the same yesterday today, and forever. I believe that God gives the Holy Ghost as a token right now, just before the exodus of the of the bride going out of the church. Affermo che Gesù Cristo è lo stesso in eterno. Credo che Dio dà lo Spirito Santo come segno proprio ora, appena prima dell'esodo della della sposa che esce dalla chiesa. I believe it so much. Tommy rotten people saying they shouted, they spoke in tongues. I believe in those things, but you can't rely on that. How can you rely on that and then deny the word? Eh? Credo che ci sia tanta assurdità e la gente che dice di acclamare aver parlato in lingue. Credo in quelle cose, ma non potete poggiarvi su quello. Come potete poggiarvi su quello e poi rinnegare la parola? Vedete? The token is the word, identified in you, living itself out. That's God being his own interpreter. Il segno è la parola identificata in voi che vive se stessa. È Dio che è il suo stesso interprete. You know, I say, well, did you interpret my tongue, that ain't it. He interprets your life by the word. Non dovete dire, ebbene ora interpreta la mia lingua, non è quello. Egli interpreta la tua vita tramite la parola. When he takes your word, what you are and identifies word to there, there don't need any interpretation, it's already there. God does his own interpretation. And we've had these promises for the day Quando prende la tua parola, quello che sei e identifica la sua parola là. Non serve alcuna interpretazione, è già là. Dio fa la sua propria interpretazione e abbiamo avuto queste promesse per il giorno. Oh Dallas, you lovely bunch of Christians. Don't be carried away with this stuff today that you see going around cause it's going to perish. Oh Dallas voi amorevole gruppo di cristiani, non lasciatevi trasportare da queste cose oggi che vedete girare attorno, perché per inanno. Play that token always. Display that token, read the Bible, come up to everything. And if you're spirit in you don't say amen to that, then you better go back, and change that you got for the token, you haven't got. it. Fate vedere sempre quel segno, mostrate quel segno, leggete la Bibbia, risponderete a tutto. E se lo Spirito in voi non dice Amen a quello, allora fareste meglio a tornare, cambiare quello che avete con il Segno. Non lo avete. I know that's a whole lot to be seen here in one afternoon, and it's right now at 4.30. It's time now that we can get out to 5 o'clock with the prayer line. So che questo è parecchio per dirlo qui in un pomeriggio. Ed ora sono proprio le quattro e trenta. Ora è tempo. E se possiamo uscire per le cinque con la fila di preghiera. You Credete che Gesù Cristo vive e regna oggi? Credete che quello che vi ho detto è la verità? I only can speak what is truth. I only speak what I see, what I hear, what's revealed to me. Posso dire solo quello che è solo quello che vedo, quello che sento, quello che mi è rivelato. And when I say this so the tens of thousands times, thousands of times. Not one time has it ever failed to be true. Now that has to be God. E perché dico questo delle decine di migliaia di migliaia di volte? Mai una volta mai mancato di essere vero. Ora quello deve essere Dio. That has to be God. Well, would God give a ministry like that to somebody who didn't know what they're talking about? Would He identify Himself as that seer there and then turn around and give Him a mixed up word? Quello deve essere Dio. Ebbene, Dio darebbe un ministero come quello a qualcuno che non saprebbe quello di cui sta parlando? Identificherebbe se stesso come quel veggente là, e poi cambierebbe e gli darebbe una parola confusa? Il tizio che la rinnega è quello che è confuso. E Dio non è confuso. Dio è il suo stesso interprete. Receive the token. Don't rest upon joining any church or any farms or anything. Get the token. Hold it. It's the only thing that God will recognize. Ricevete il segno. Non poggiatevi sull'unirvi a qualche chiesa o qualche formo altro, prendete il segno, tenetelo, è l'unica cosa che Dio riconoscerà. When you come down to that hour, when it comes to your death, you better hold that token over yourself, knowing that in the day of his coming that resurrection I can present that token. Quando arrivate a quell'ora, quando arriva la vostra morte, fareste meglio a tenere quel segno sopra di voi, sapendo che nel giorno della sua venuta, quella risurrezione, posso presentare quel segno. It won't be in this body, it's rotten up, but in this spirit, it cannot die, it's eternal life. The token rests there. And he promised I'll raise him up again at the last days. Non sarà in questo corpo e marcito, ma in questo spirito che non può morire e vita eterna il segno riposa là ed egli ha promesso lo risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. That same Jesus Christ is here. He is the messenger. He is the message and he is the messenger here to identify his message. Quello stesso Gesù Cristo è qui. I'm not the messenger. He is the messenger. And this is the message. And if you got a spirit that disagrees with that, how can it be the messenger of the message? Amen. Only the token will identify. Him. Non sono io il messaggero, egli è il messaggero, e questo è il messaggio. E se avete uno spirito che non si accorda a quello, come può essere il messaggero del messaggio? Solo il segno lo identificherà. Hey, Amen. I feel religious. I really do. I feel like I could fly away right now. For I know who I have believed, and I have seen my life identified with him in his resurrection. Amen! Mi sento religioso, davvero! Sento che potrei volare via proprio ora perché so in chi ho creduto e ho visto la mia vita identificata con lui nella sua risurrezione. La sua presenza è qui. Accettatelo, amici! Fatelo per favore giù nel vostro cuore. I know we all come up round the altar and pray. That's an old Methodist idea. They never did do that in the Bible. The Bible said as many as believe was baptized. That's right. So che saliamo tutti attorno all'altare e preghiamo è una vecchia idea metodista. Non l'hanno mai fatto nella Bibbia. La Bibbia disse quanti credettero furono battezzati. È così. No such thing as an altar calling the Bible. That's something we added, which is all right. Anything God blesses, it's all right. Non c'è cosa simile ad una chiamata all'altare nella Bibbia. È qualcosa che abbiamo aggiunto, che va bene. Ogni cosa che Dio benedica va bene. Like the anoint cloth, they never such thing as the Bible. They taken from the body of Paul. I think it's just an apron. Come ungere e stoffe, non c'è mai stata cosa simile nella Bibbia. Presero dal corpo di Paolo fazzolette e grembiuli. But any anyway you want to do it, it's all right. In your seat at the altar word is the only thing apply that a token to you. Ma in ogni modo volete farlo, va bene. Al vostro posto, all'altare, ovunque sia, l'unica cosa, applicate quello, un segno per voi. Kind of Poi esaminate voi stessi e guardate che tipo di vita sta proseguendo. Vedete se è stato applicato o meno. Se non lo è, allora ponete quello che mai avete da parte e tornate indietro finché il segno sarà applicato. Let us pray. Heavenly Father, uh, maybe I, I I spoke rashly, but Lord, how is a nail going to hold unless you clinch it? Preghiamo Padre Celeste. Forse io 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 ho parlato duramente, ma Signore, come fa a tenere un chiodo se non viene ribattuto? I pray, Father, that it'll be clinched in the heart of the people, that they will see. That is not no personified thing. It isn't that I'm trying to identify some organization, some plan, some cult, some person, or myself, or anybody else. It's Jesus Christ. Prego padre che sarà ribattuto nel cuore delle persone affinché vedano che non è una cosa leziosa non sto cercando di identificare qualche organizzazione qualche clan qualche culto qualche persona o me stesso o chiunque altro è Gesù Cristo I throw all those organizations together. There's six one, have a dozen the other according to your word. Oh, Mother Horror! The Bible, Revelation 17, was the mother of every one of the harlots, and they could not be man; they were harlots, and they all went into the bed of worldliness. And we see it's done at it. Pentecostals and all. But Jesus, you still remain Jesus. Metterò insieme tutte quelle organizzazioni, sono la stessa identica cosa, secondo la tua parola. Vecchia madre, prostituta, la Bibbia, in Apocalisse 17, era la madre di ognuna delle prostitute, e non potevano essere uomini, erano meretrici, e tutte loro andarono in un letto di mondanità. E vediamo che l'ha fatto, pentecostali e tutte, ma Gesù tu rimani ancora Gesù. Let them not listen to a message of a church, but the message of Christ, the Word. May you identify yourself, Lord, today with believers. fa che non ascolti un messaggio di una chiesa, ma il messaggio di Cristo, la parola. Possa tu identificare te stesso, Signore, oggi con i credenti. Heal all the sick, forgive our sins, Lord. I, I pray as a servant of yours, please forgive my sins and forgive the sins of this people. Guarisci tutti i malati, perdona i nostri peccati, Signore. Io io prego come tuo servitore, per favore, perdona i miei peccati e perdona i peccati di questa gente. I trust, Lord, each one of them has no doubt helped in offerings to pay for the, the buildings and they've spent their money, they've 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 did everything, Lord. Oh God, I pray that there won't be one of them miss it, Lord. May every confido signore ognuno di loro senza dubbio ha aiutato nelle offerte per pagare per gli, gli edifici e hanno speso il loro denaro e hanno, hanno, hanno fatto ogni cosa signore oh dio prego che non ci sarà nessuno di loro che lo mancherà signore possa ognuno I, I do that with sincerity yet lord you must be stern we know To correct is love. Love is corrective. And I pray Father, that's the reason that you corrected your people it was because you loved them. And every sin has to be answered for. Yo. Io lo faccio con sincerità e tuttavia, Signore, bisogna essere severi. Sappiamo correggere amore. Amore correttivo, e prego, perché quello è il motivo per cui hai corretto il tuo popolo. Perché li hai amati e bisogna rispondere di ogni peccato. Father, I pray that you'll forgive our sins now. As we confess them, we have wandered far away, Lord. I'm identified with these Pentecostal people, Lord, I'm one of them. E Padre, prego che tu ora perdonerai i nostri peccati mentre li confessiamo. Abbiamo vagato lontano, Signore. Sono identificato con queste persone Pentecostali, Signore. Io, io sono uno di loro. And I, I pray, God, that, that you forgive us all. And... Let's take some of these leaders and turn them around and, and let them look towards calvary there once and then they'll forget about what they have to be a presbyter or a bishop or whatever it might be and know that we're no big ones in this kingdom we're all children of god E io, io prego Dio che tu perdonerai tutti noi e prenderai alcune delle guide e li farai girare e, e farai loro guardare verso il Calvario una volta e poi dimenticheranno quello che devono essere un presbitero o un vescovo o qualsiasi cosa possa essere e sappiamo che non ci sono grandi in questo regno, siamo tutti figli di Dio. I pray that you help us now. Identify yourself among us. Today, we ask in Jesus Christ's name. Amen. Prego che tu ci aiuterai ora. Identifica te stesso fra noi oggi. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Now just before we start the prayer line, might be somebody here who's never been here before. I don't know who you are, but God knows you. If I've told the truth, let God identify it where it's the truth or not. That's a proof of it. Ora, appena prima di iniziare la fila di preghiera, potrebbe esserci qualcuno che non è mai stato qui prima. Non so chi siete, ma Dio vi conosce. Se vi ho detto la verità, che Dio la identifichi. Se è la verità o meno, quella ne è la prova. If he's raised from the dead, he's the same yesterday and forever. He said in John 14, 12, He that believeth, not he that maketh believe, he that believeth in me, the works that I do, shall he do also. Is that right? Se egli è risorto dai morti, egli è lo stesso ieri, oggi, e in eterno. Disse in Giovanni 14, 12, Chi crede... Non chi finge di credere. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. È giusto? Someone said, "Greater shall you do. That's right." Said, "Well, we preach the gospel. That's greater. Just do the things he done. That'll prove it to me." Say. Then we we'll talk about the greater. Qualcuno ha detto, "Maggiori ne farete." E così, disse, "Ebbene, predichiamo il Vangelo. Quello è maggiore." Fate solo le cose che fece lui. Quello me lo dimostrerà. Vedete? Poi parleremo del maggiore. I can show you the greater things he's doing now than he did when he was on earth. And that's not just preaching the gospel either, that's in signs and miracles. Not time for it. Posso mostrarvi cose maggiori che egli sta facendo ora, più di quando era sulla terra, e non è neanche solo predicare il Vangelo, e insegna miracoli, non c'è tempo per ciò. Just believe, and may the God of heaven, who raised up Jesus Christ from the dead and is presented in here alive to us after 2000 years, identify this message that is correct. The token's got to be applied. Credete soltanto. E possa il Dio del cielo che ha risorto Gesù Cristo dai morti e l'ha presentato qui vivente a noi dopo duemila anni, identificando questo messaggio che è corretto. Il segno deve essere applicato. I use got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe it's your high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that. You are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself. Ora, voi che avete malattie e problemi, pregate proprio sinceramente: dite, Signore, credo che sei un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E ci è stato detto da questo ministro qui che tu sei con noi, presenti. Allora voglio che tu sia presente con noi e identifichi te stesso. I pray every one of you. Now it's up to God to say Ora pregate ognuno di voi. Ora sta a Dio dire qualcosa. Oh. oh man. I wish you could just know something. How you feel when that comes. The whole world belongs to you. Amen. Che tempo, oh my. Vorrei solo sapeste qualcosa. Come vi sentite quando quello viene? L'intero mondo vi appartiene. Amen. No non gonna do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real, quiet, non walk. Nessun diavolo farà niente, è un essere sconfitto. Il mio Signore è presente, è tutto nelle nostre mani. Amen. Per favore, siate molto silenziosi. Non camminate, sedete fermi. you in the wheelchairs and they don't think you're helpless believe you you you've went through prayer lines and been failed and failed it wasn't a minister prayed for you failed it's your faith and you begin to think you ain't going to do nothing you believe Voi nelle sedie a rotelle e altro non pensate di essere senza speranza. Credete, voi, voi siete passati per file di preghiera e avete fallito e fallito. Non è stato il ministro che ha pregato per voi a fallire. È la vostra fede e avete iniziato a pensare che non farete nulla. Credete? Here. Here's this line. Here. over a little colored lady sitting back right here Stand with her hands up like this yeah he was praying qui ecco questa luce qui su una piccola signora di colore seduta qui dietro stando con le mani alzate cosi sì stavi pregando sì you believe me to be his prophet or his servant, I mustn't say that because it stumbles people so much. You have a fine... Credi che sono suo profeta o suo servitore? Non devo dirlo perché fa inciampare così tanto le persone. Hai buon... Here's a white man, colored woman. Just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We're all... Could give each other a blood transfusion. all nations. C'è un uomo bianco, una donna di colore, proprio come era il nostro signore. E la donna al pozzo, due razze diverse. Egli fece loro sapere che non c'è differenza nelle razze. I nostri colori non hanno niente a che fare con ciò. Siamo tutti. Potremmo dare uno all'altro una trasfusione di sangue. Dio ha fatto da un sangue tutte le nazioni. You're having headaches, tremendous headaches. Then you got a burden on your heart. That's for that child. And you it's oppressed. That's exactly, is that true? That's right. Hai dei mal di testa, mal di testa tremendi. Poi hai un peso sul cuore. È per quel bambino. E tu. È oppresso. È esattamente. È vero? È giusto. This lady sitting over from you there. She seems to be identified with you, which is your mother. That's right. And she's got something wrong with her. Do you believe me, lady? You do. Questa signora seduta là, di fronte a te, sembra essere identificata con te

«Non ti darà più fastidio!» you God can tell me who you are? Miss «Credi che se Dio può dirmi chi sei?» «Signora Lovell!» «Corretto! Bene, vai per la tua strada! Il Signore Gesù ti dà la tua richiesta!» Right out at the end of there's another little colored lady sitting looking at just just like tore her to pieces. She's looking right at me and she bleeds it. Proprio là alla fine è seduta un'altra piccola signora di colore che guarda. Quello proprio, proprio la dilaniata. Sta guardando dritta a me. Lo crede. I not you see that thing right there, Bar? She's suffering with kidney trouble. That's right. It's all over now. <laughs> He's healed. <here too. laughs> Quella, non vedete quella cosa proprio là, vicino a lei? Soffre di un problema ai reni. È giusto, ora è tutto finito. Egli ti ha guarita. Amen. Why don't you believe? Thank you, Jesus. If thou canst believe, all things are possible. You believe that? Perché non credete? Se potete credere, tutto è possibile. Lo credete? Here's look at the color people. Where's your faith, that white folks? Here's a color lady sitting right here, looking at it, a kind of a large lady. She's got trouble with her knee. Qui, guardate la gente di colore. Dov'è la vostra fede, gente bianca? Qui c'è una signora di colore seduta proprio qui che guarda dritta a me, mm una signora piuttosto grossa, ha -hmm. un problema con il ginocchio. she's also got uh, trouble. she's got heart trouble. Yeah, she's got weakness, flutters, and things like that, especially when you're trying to lay down. smother. <laughs> that happened last night. remember. Uh, i'm not reading your mind, but i know what you prayed about. <laughs> you want to be called to this today, and he's answered for you. Anche un problema. Ha un problema cardiaco, sì, e ha una debolezza, mancamenti e cose simili, specialmente quando cerchi di sdraiarti, soffochi. Vedi? Quello è avvenuto ieri sera. Ricorda, non sto leggendo la tua mente, ma so in merito a cosa hai pregato. Volevi essere chiamata a questo oggi, ed egli ti ha risposto. The is true. Ora puoi a malapena alzarti perché hai l'artrite. È giusto. E poi un'altra cosa, hai un problema allo stomaco che è un'escrescenza dentro lo stomaco. È vero. You'll be me well. Ora credi che sono suo profeta? Lo dirò comunque. Credi e sarai resa sana. What about your stomach trouble? Do you believe that God had healed your stomach trouble sitting there too? You believe it? All right, then you have your healing of your stomach. Amen. Che ne del tuo problema allo stomaco? Credi che Dio guarirà anche il tuo problema allo stomaco? Seduta là, lo credi? Bene, allora puoi avere la guarigione del tuo stomaco. Amen. Non quit smoking there, lady? Don't believe God will make you quit smoking? Mm -hmm. Been trying for a long time. You got stomach trouble also. Been trying to quit cigarettes. That's what's making your stomach trouble. Will you give them up? I resent them from you in the name of Jesus Christ because of your faith to touch him. Vuoi smettere di fumare? Signora, là. Credi che Dio ti farà smettere di fumare? Hai provato a lungo? Hai anche un problema allo stomaco. Stai cercando di lasciare le sigarette. Ecco cosa sta causando il tuo problema allo stomaco. Le lascerai? Le revoco da te nel nome di Gesù Cristo. Perché la tua fede l'ha toccato. I challenge you to believe God. Mi sfido a credere a Dio. Here's a little woman sitting there praying for her, a loved one in a hospital dying with cancer. Right. It's an uncle. That's right. Ecco una piccola donna seduta là che prega per il suo un caro all'ospedale, morente di cancro. Giusto. È uno zio. È giusto. You're either a, you're a minister's wife, you believe with all your heart, the man will get well. O sei sei la moglie di un ministro. Credi con tutto il cuore, l'uomo starà bene. I challenge you to believe God. What is that? The identification of Jesus Christ. Yeah. Vi sfido a credere a Dio. Cos'è quello? L'identificazione quel Gesù Cristo. You say, what is Christ? He's the Word. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was made flesh and dwelt among us. The word is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Dite: Cos'è Cristo? Egli è la parola. Nel principio la parola era e la parola era appo Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. La parola è più affilata di una spada a due tagli, un giudice dei pensieri ed intenti del cuore. Can't you see the Word has come among us in the last days? It's the Holy Spirit taking the Word of God and identifying Jesus Christ, which is the token. Amen. Do you believe? Non potete vedere la parola che viene fra noi negli ultimi giorni? È lo Spirito Santo che prende la parola di Dio e identifica Gesù Cristo, che è il segno. Amen. how many of you got prayer cards let all on this side's got prayer cards stand up in this line over here all on that side just that side stand out here now no just on the right hand aisle please right there ushers get to your please. Quanti hanno biglietti di preghiera? Che tutti da questa parte che hanno biglietti di preghiera si alzino in questa linea qui. Alzatevi proprio, tutti quelli da quella parte. State semplicemente in piedi qui nella corsia. No, solo nella corsia di destra, per favore. Proprio là. Uscieri, andate ai vostri posti. Then, when they get through, let the others all stand up after they come through. Then, vice versa, at the other side. All right, everybody, be ready. Poi quando finiranno che gli altri si alzino dopo che hanno finito, allora viceversa per l'altro lato. Ora tutti siano riverenti. The Holy Spirit took over the meeting, so there's enough been said and done to prove. How many believes he share? How many believe that's a token? How many believes it's a word? Lo Spirito Santo ha preso controllo della riunione, quindi è stato detto e fatto abbastanza per dimostrarlo. Quanti credono che egli è qui? Quanti credono che è il segno? Quanti credono nella parola? Look, how many knows that the book of Hebrews says that the Word of God discerns the thoughts that's in the heart? How many knows that? Guardate, quanti sanno che il libro di Ebrei ha detto che la parola di Dio discerne i pensieri che sono nel cuore? Quanti lo sanno? Quanti sanno che è il motivo per cui Gesù poteva discernere i pensieri nel loro cuore perché gli era la parola? Quanti lo credono? How many believe that that's what was with prophets? They were who the word come to. Quanti credono che quello che era con i profeti erano quella a cui venne la parola? Now, if the word returns to us, won't it do the same? Then how can the word that identifies the word be wrong by the word? Ora se la parola torna a noi, non farà lo stesso? Allora come può la parola che identifica la parola essere sbagliata secondo la parola? Oh misericordia! Reverend! Hey, this lady's studying here. She's got something on her heart, too. I just had to turn around and catch it. I never knew that. But your are Mrs. Grant calls to see you with me. Riverenti! Ehi! Questa signora seduta qui! Anche lei ha qualcosa nel suo cuore! Mi è appena capitato di girarmi e afferrarlo! Non sei la signora Grant? Non lo sapevo! Ma sei la signora Grant perché lo vedo con te! You got uh, a nervousness that's bothering you. You got your son's got something in other. blood like dripping. I challenge you to believe it, amen. He's the master of the situation, he's a master of death. Sei infastidita da un nervosismo: hai tuo figlio a qualcos'altro, il suo sangue come gocciola. Disfido a crederlo. Amen. Egli è il maestro della situazione. Egli è il maestro della morte. Let's pray. Lord Jesus, while your presence is anointing us here in this building, and we are aware this is the Holy Ghost, I pray, Lord, that you'll heal every person that wears these handkerchiefs, Preghiamo Signore Gesù, mentre la tua presenza ci unge qui in questo edificio e siamo consapevoli che questo è lo Spirito Santo. Prego Signore che tu guarisca ogni persona che porterà questi fazzoletti. One time we we're taught in the Bible that your people right in the line of duty was crossing the Red Sea and the sea got in their way. On their road to the Promised Land. Una volta ci viene insegnato nella Bibbia che il tuo popolo proprio nella linea di dovere stava attraversando il Mar Rosso e il mare si mise sulla loro via, sulla loro via per la terra promessa. God looked down through that pillar of fire with angry eyes, and the sea got scared, moved back, and Israel went on to the Promised Land right in the line of duty. Dio abbassò lo sguardo attraverso quella colonna di fuoco con occhi adirati e il mare ebbe timore. Si ritrasse e Israele andò verso la terra promessa proprio sulla linea del dovere. O oh, Lord God, let your eyes look to the blood of Jesus Christ down into this token here that we're holding over these handkerchiefs today. Oh, Signore Dio, lascia che i tuoi occhi guardino attraverso il sangue di Gesù Cristo giù in questo segno qui che stiamo tenendo oggi sopra questi fazzoletti. And may everybody that wears this, may the sickness get scared. May it move back and let your people cross to the promise of good health. The prayer of faith shall save the sick. In the name of Jesus Christ, may it be so. Amen. E possa ognuno che porterà questo possa la malattia essere impaurita, possa ritrarsi e lasciare che il tuo popolo attraversi verso la promessa di buona salute. La preghiera di fede salverà il malato. Nel nome di Gesù Cristo possa essere così. Amen. How many believing Methodist preachers are here? baptist preachers presbyterian preachers baptist preachers lutheran or pentecostals how many of you believe this to be the truth come here and stand by me while we pray for the sick man come up here all you preachers that believe Quanti di voi credono che questa è la verità? Allora venite qui e state vicino a me mentre preghiamo per i malati. Salite qui. Tutti voi predicatori che credete. That's all right. Brother Grant, that's alright. Come down here, brother. Brother Grant's got a ministry of praying for the sick, a gallant man, a good man, a man that God hears and answers prayer for. Brother Grant. Va bene, non è così, fratello Grant. Va bene? Uh -huh. Scendi qui, fratello. Il fratello Grant ha un ministero di pregare per i malati. Un uomo valoroso, un bravo uomo, un uomo che Dio ascolta e risponde alla sua preghiera. Fratello Grant. Sono happy to put my arm around him today and say that. My brother. Now, he's going to be down here praying with me. Oh no, felice di mettere il braccio attorno a lui oggi e dire: quello è eh mio fratello, ora scenderà qui per pregare con me. Quando you come through this line, just like he was coming beneath the cross, brother, make a double line right here, right here. Make a double line: some up here, some down there. Quando passate per questa fila proprio come se veniste sotto la croce. Fratelli, formate una doppia linea qui, proprio qui. Formate una doppia linea, alcuni quassù, alcuni laggiù. Brother Roy Borders, where at? Uh, Brother Roy Borders. I thought he was here. Fratello Roy Borders, dove sei? Fratello Roy Borders, pensavo fosse qui. Looking here at the ministers, would you? Look at there. That makes me feel good, brother. Alleluia. Ministers He's of wonderful. the cross. Man who's standing up here to identify himself with the message. Yes, amen. What can happen? Vorreste guardare qui ai ministri. Guardatela! Quello mi fa sentire bene, fratelli. Ministri della Croce, uomini che stanno quassù per identificare se stessi con il messaggio. Cosa può avvenire? Ah, look, don't lay it on to the ministers now. they come to identify themselves. Ora, guardate, non poggiatevi sui ministri ora. Sono venuti per identificare loro stessi. When you pass through here, identify. hold a token before you. Lord Jesus, I've confessed my sins. In return, you have given me the baptism of the Holy Ghost. I am a purchased product. Sin, sickness, or nothing can hold me from your own. I'm moving right. Cuando Tenete quel segno davanti a voi. Signore Gesù, ho confessato i miei peccati. In cambio mi hai dato il battesimo dello Spirito Santo. Sono un prodotto acquistato. Peccato, malattia, né altro può tenermi da qui in poi. Mi sto proprio muovendo. Hold that, or oh, before you pass through here, God will heal you to go out of here rejoicing, happy, be well. Do you believe it? Tenetelo, oh, davanti a voi, e passata attraverso qui, e Dio vi guarirà, e uscirete da qui gioiendo felici e sanati. Lo credete? Now, each person in here, let's bow our heads, brethren, while together. We don't know what's going to happen, we just don't know. ora ogni persona qui dentro chiniamo i capi fratelli mentre insieme non sappiamo cosa verrà non lo sappiamo proprio. there's not any reason for any sick person to leave this building this afternoon hold that token in your heart pass right through this prayer line where ministers who've consecrated their lives to, to the service is going to stand here laying hands upon you as you pass through. Non c'è alcuna ragione per qualche persona malata di lasciare questo edificio oggi pomeriggio. Tenete quel segno nel vostro cuore, passate proprio per questa fila di preghiera dove ministri che hanno consacrato le proprie vite al, al servizio staranno qui. Imporranno le mani su di voi mentre passate. You say, I want you everyone to know that it just I'm not the healer. This man has just as much right to pray for the sick as anybody else. Dite perché l'hai fatto, fratello Branham? Voglio che voi tutti sappiate che solo non sono io il guaritore. Questi uomini hanno proprio tanto diritto di pregare per i malati quanto chiunque altro. Frankly, I believe God would answer their prayers for He would mine. Tired, wore out and everything I believe they'd answer their prayers Francamente credo che Dio risponderebbe Alle loro preghiere Prima che risponda alla mia Sono stanco e affaticato E ogni cosa Io credo che gli risponderà Alle loro preghiere And here they stand right in the midst of it To identify themselves Not ashamed, take their place Hallelujah. I appreciate man like that Come on.

Sono sono uno con voi, sono quello che ha intrecciato la mia rete con voi qui in Texas per cercare di prendere ognuno dei pesci che Dio ha ordinato alla vita là fuori. I'm doing my very best. I'm with you 100%. Sometimes I scold and holler about organization and things. That don't mean I'm against you, my brother. Sto facendo proprio del mio meglio. Sono con voi al cento per cento. A volte rimprovero e grido in merito all'organizzazione. Altro quello non significa che sono contro di te, fratello mio. I mean I'm against a system that would separate us from being brothers because of some religious doctrine. intendo che sono contro il sistema che ci separerà dall'essere fratelli a causa di qualche dottrina religiosa. we are brothers by the baptism of the holy ghost we hold the same token we've received the same blood so let's believe that we can meet there can't we brother every one of us under the blood. Siamo fratelli per il battesimo dello Spirito Santo. Teniamo lo stesso segno. Abbiamo ricevuto lo stesso sangue. Quindi crediamolo. Là possiamo incontrarci, non è così, fratello? Ognuno di noi sotto il sangue. I was ordained a Baptist. Maybe you're a Methodist, or Lutheran, or Presbyterian, Pentecostal oneness, twoness, threeness, or whatever you have, Church of God, whatever it is, I don't make any difference. Ora sono stato ordinato Battista, forse sei un metodista, o luterano, o presbiteriano, pentecostale, unitario, dualista, trinitario, o qualsiasi cosa tu abbia, chiesa di Dio, qualsiasi sia, quello non fa alcuna differenza. Non possiamo accordarci su quelle cosette? Allora dimentichiamocene! Something we can agree upon that Jesus Christ, our Savior, died for our sins, rose again, and give us the token. Qualcosa su cui possiamo essere d'accordo che Gesù Cristo nostro Salvatore è morto per i nostri peccati, è risorto, e ci ha dato il segno. We're standing here with our prayers to hold over these sick brothers and sisters that pass through this line. I'm going to believe it with all my heart. Ci troviamo qui con le nostre preghiere da tenere su questi fratelli e sorelle malati che passano per questa fila. Lo crederò con tutto il mio cuore. I've seen something happen right then. Hey, Amen. I know you think I'm crazy, but I'm feeling good crazy. I just hope I can stay this way. Yes, sir. I just feel wonderful this way. Ho visto avvenire qualcosa proprio allora. Amen. So che pensate sia pazzo, ma mi sento bene, pazzo. Spero solo di poter rimanere in questo modo. Sì, Signore, mi sento proprio meravigliosamente in questo modo. Let's pray, Lord Jesus. I'm walking off this platform down here to identify myself with these brothers. I'm identifying myself with them as we all are holding our tokens. In our hands and in our hearts as we obey your command to lay hands upon the sick and they shall recover. Pray. Signore Gesù, sto scendendo da questo palco qua giù per identificare me stesso con questi fratelli, mi sto identificando con loro, mentre stiamo tutti tenendo nelle mani i nostri segni e nei nostri cuori. Mentre obbediamo al Tuo comando di imporre le mani sui malati e essi riceveranno guarigione. May every person that they have received the Holy Ghost that they are a born again child of God that they believe it with all their heart possa ogni persona che passa da qui presentare il proprio segno che hanno ricevuto lo Spirito Santo che sono un figlio di Dio nato di nuovo che lo credono con tutto il cuore and as they pass through may they curse that disease and affliction of their body, and may they go out of here rejoicing, knowing that their faith has made them whole. E mentre passano, possano maledire quella malattia e afflizione del loro corpo, e possano uscire da qui gioendo, sapendo che la loro fede li ha resi sani. Lord God, as we laid in the Old Testament our hands upon the sacrifice, to identify ourselves with the sacrifice... We lay our hands upon Jesus and identified ourselves with Him. E Signore Dio, come abbiamo posto il vecchio testamento le nostre mani sul sacrificio per identificare noi stessi con il sacrificio? Poniamo le nostre mani su Gesù e identifichiamo noi stessi con Lui. He laid His hands upon us now in the ministry, identifying Himself with us by signs and wonders, and we are laying our hands upon the sick. To identify ourselves with them, with our faith connected with them. E gli ha posto le sue mani su noi ora nel ministero, identificando se stesso con noi, tramite segni e prodigi. E noi imponiamo le nostre mani sui malati, per identificare noi stessi con loro, con la nostra fede connessa a loro. Sickness has to go. May it do it in the name of Jesus Christ as we walk down here to receive it. La malattia deve andare e possa farlo nel nome di Gesù Cristo mentre scendiamo qui per riceverlo. Che tutta la congregazione preghi. Roy, o qualcuno venga qui e stia a questo microfono e tenere le linee dritte. Look, as you pass through here now, come believing come praying we're just going to lay hands on the sick come right through prayer. guardate mentre ora passate di qui venite credendo venite pregando imporremo solo le mani sui malati passate proprio attraverso pregate. when you pass through the line of these ministers if you're walking on crutches lay them down walk away quando passate per la fila di questi ministri se camminate su stampelle deponetele e allontanatevi. if you've had cancer sickness say the doctor's done all he can do he's done all he could he said i have to die i'm not going to die here's my token lord you promised me a three score and ten i'm going right through your door see do that will you do it in jesus name may it be so amen. all right. Se avete avuto cancro, malattia, dite il dottore ha fatto tutto quello che può fare, ha fatto tutto quello che poteva e ha detto che dovrò morire. Non morirò! Ecco il mio segno, signore! Mi hai promesso 70 anni, passerò proprio da qui facendolo, vedete? Fatelo! Lo farete? Nel nome di Gesù possa essere così! Amen! Bene, fate passare la fila! Only believe, Sing it with me. Only I believe. Do you believe it? Amen. Amen. Oh, isn't he wonderful? Yeah. Some of them was almost cots and stretchers, got right up and walked away, just left them laying there and walked away. Oh, it's everyone can be healed now that will believe it. Do you believe Lo credete? Amen. Oh, non è hey, meraviglioso? Alcuni di loro erano su quei lettini e lettighe. Si sono messi in piedi e si sono allontanati. Le hanno semplicemente lasciate distesela e si sono allontanati. Oh, tutti potrebbero essere guariti ora, quelli che lo crederanno. Credete? let's give us a card i love him will you sister the old song i love him i love him because let's all just raise our voices and our hands our hearts to god and saying i love him i love him because he first loved me everybody now Dacci l'accordo, io l'amo. Voi, sorella, il vecchio cantico, io l'amo, io l'amo perché alziamo tutte le nostre voci e le nostre mani, i nostri cuori a Dio e cantiamo. Io l'amo, io l'amo perché prima ei mi amo tutti ora. Io l'amo. Io l'amo. A lady up by the wheelchair walking across here with the support of two men. Uh, let's wave our hands to God. I love him. Una signora uscita dalla sedia a rotelle cammina qui con l'aiuto di due uomini. Io muoviamo le mani verso Dio. Io l'amo. Io l'amo perché prima. Lord Jesus, for your goodness, your presence. Oh, we thank you for the token, Lord. Lo, diamolo proprio ora a tutti. Gloria a Dio. Come ti ringraziamo, Signore Gesù, per la tua bontà, la tua presenza. Oh, ti ringraziamo per il segno, Signore. We are saved and with the Spirit. The Holy Ghost surging our bodies now. How we thank you for this, Father. Oh, in Jesus' name we thank you. Amen, amen. Siamo salvati e riempiti di spirito. Lo Spirito Santo inonda ora i nostri corpi. Come ti ringraziamo per questo, Padre. Oh, nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Amen. Everybody shake hands and say praise the Lord. Shake one another's hands and say praise the Lord. Praise the Lord. Ognuno stringa le mani e dica lode al Signore. Stringete le mani uno all'altro e dite lode al Signore. Lode al Signore. All right, now all together again. Bene ora, tutti insieme di nuovo. I, Io l'amo. up! Just express it from your heart. Mani in alto, cuore in alto. Io esprimetelo proprio dal vostro cuore. I, Congederai now let's bow our heads real reverently as a turn of service now to Brother Grant for dismissing thanking each one of you. Ora chiniamo i capi molto riverentemente mentre giro il servizio al fratello Grant per il congedo. Ringrazio ognuno di voi. First, thanking the Lord for his goodness, his mercy, and the assurance that I hope that we've left in your heart that we're not here alone. Our great chief captain is among us. The shout of the king is in the camp. Prima ringrazio il Signore per la sua bontà, la sua misericordia e la sicurezza che spero di aver lasciato nel vostro cuore. Che non siamo qui da soli. Il nostro grande capitano maestro è fra noi. Il grido del re è nell'accampamento. And we thank the Lord to see his great power and his great mercy. And now let us bow our heads reverently, Brother Grant e ringraziamo il Signore nel vedere la sua grande potenza e la sua grande misericordia. Ed ora chiniamo i capi riverentemente, fratello Grant.